Bentornati, bentornati. Allora, quello, bentornati ancora, sono partita presto. Puoi dirlo di nuovo, bentornati. Sì. Allora, quello che stiamo per proporvi è un viaggio dentro uno dei più antichi appuntamenti storico-religiosi della nostra tradizione culturale e popolare. C'è dunque un corteo in costume che attraversa la città, una donna che porta con sé un importante documento e poi un incontro con il vescovo che spalanca finalmente le porte santa della Basilica per una giornata di indulgenza e di perdono. Questa ovviamente è la perdonanza celestiniana, che si celebra ogni anno all'Aquila il 28 e il 29 agosto e che ora è candidata all'UNESCO per essere riconosciuta come patrimonio orale e immateriale dell'umanità. E allora, per scoprire insieme la storia e il valore religioso di questo appuntamento così importante, vi presento subito i nostri ospiti che ci hanno raggiunto. Eccoli. Qui al tavolo di Siamo Noi, grazie a Luana Masciovecchio dell'ufficio perdonanza del Comune dell'Aquila. Ben arrivata a Siamo Noi. Grazie. E grazie a Roxana Oliveros, venezuelana, ma amante, innamorata dell'Aquila, ho letto, no? Nelle sue carte, perché lei è stata volontaria nei drammatici mesi che seguirono il terremoto, lo ricorderete, dell'aprile del 2009, e prima ragazza straniera a vestire i panni della dama della bolla, ma che onore, che onore, sì. Che onore, ne parleremo. Grazie. E grazie infine a Salvatore Sant'Angelo, aquilano, giornalista, amico e grande sostenitore della candidatura della perdonanza all'UNESCO. Grazie. Eccoci, per essere grazie. Con noi questo grazie momento. A voi. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti. Allora, Massimiliano, prima di ripercorrere la storia di questa tradizione storica, culturale, religiosa, vogliamo immergersi subito nel clima della perdonanza celestiniana e lo facciamo con le immagini che ha preparato il nostro Matteo Forino. Con quelle porte della Basilica che spalancano, bellissime le immagini, ci siamo affacciati nell'atmosfera che si vive all'Aquila con la perdonanza celestiniana a fine agosto. Però tocca capire un po' che cos'è, che cosa rappresenta. Masciovecchio, a lei il compito di spiegare a noi che non siamo dell'Aquila l'origine proprio della perdonanza celestiniana. Beh, l'origine è un'origine che è lontana nei tempi. E risale al 1294, quando Papa Celestino V ha emesso questa bolla, cosiddetta bolla del perdono, con la quale concede l'indulgenza plenaria a tutti coloro che dai vespri del 28 agosto a quelli del 29 entrano nella Basilica di Collemaggio pentiti e confessati. Ecco, dunque l'indulgenza e il perdono. È il primo caso, poi è un'antesignana del Giubileo che conosciamo, e noi amiamo definirla il primo Giubileo della storia. Questa è l'origine. Poi nell'arco degli anni, e soprattutto negli ultimi 24 anni, insomma, è diventato anche qualcosa di più.
da un punto di vista anche di manifestazioni di contorno, spettacoli e soprattutto folklore, perché ecco, quello che maggiormente attira l'attenzione e che fa arrivare all'Aquila tantissime persone è il corteo storico che accompagna la bolla alla Basilica di Collemaggio. Splendido, tra poco lo racconteremo meglio. Massimiliano, non si è, possiamo anticipare che non si è rinunciato neanche in quell'anno terribile, tragico, che è stato nel il 2009, no. Questo ci spiega l'importanza anche di questo evento. Sì. Ecco, io però l'importanza la vorrei far capire meglio con le parole di Salvatore Sant'Angelo, perché abbiamo sentito che ha radici antichissime, ma per gli aquilani è un qualcosa che sta nel proprio DNA. Direi che è uno degli elementi fondanti dell'identità della nostra comunità, della nostra città, ed è in qualche modo un lascito che Papa Celestino ha lasciato poi al mondo, quindi è un messaggio universale con delle fortissime radici ancorate nel cuore dell'Abruzzo, degli Appennini, della nostra Italia, e quindi rimanda veramente a un orizzonte di valori forti e radicati. Ecco, accennavamo all'inizio sì, che insomma c'è questa candidatura novità, come questa bene orale, immateriale dell'umanità. Concretamente, ricordiamolo, ci siamo occupati di altre candidature, però ricordiamolo che insomma giova sempre. Che cosa significa in concreto questo? Chi ha portato avanti la candidatura e lo sta facendo? Chi concretamente dovrà decidere? Ma dovrà decidere il Comitato UNESCO a Parigi nel 2018, perché la nostra è la candidatura unica italiana per, appunto, per l'anno 2018. È interessante raccontare anche come è nata questa candidatura ormai qualche anno fa, su un'intuizione del presidente onorario della Crusca, il professor Francesco Sabatini, che ragionando su quella complicata equazione che è la ricostruzione economica e sociale della nostra città dopo il dramma del 9 aprile, del 6 aprile, del terremoto, ha ragionato appunto sulla valenza e la portata che un riconoscimento come quello UNESCO poteva avere per l'Aquila. Inizialmente si è ragionato sul tema del riconoscimento del centro storico della nostra città, ma ancora oggi, nonostante sia stato fatto un grandissimo sforzo e tanti importanti palazzi siano stati restituiti all'antica bellezza, il centro storico è ancora ferito e quindi diciamo, non c'erano proprio i presupposti materiali per questo riconoscimento. Allora, riflettendo sulla valenza universale della perdonanza, questo gruppo di intellettuali guidati appunto da Sabatini, ma poi ricordo anche Franco Salvatori, presidente onorario della Società Geografica, l'architetto Pasqua Recchia, che è il segretario generale del MIBACT, si sono concentrati su questa candidatura appunto della perdonanza. Il dossier ha avuto come estensore il professor Di Renzo, coadiuvato dagli uffici insomma, del c'è comune, una candidatura molto forte, una candidatura da molto un ampio forte fronte. Direi proprio di sì, chiaramente il sindaco, chiaramente il ministro Franceschini. Vedo la nostra Caterina, l'arcivescovo dell'Aquila collegato accanto con noi insieme a Caterina Dall'Olio. Allora, eccola. Andiamo subito, peraltro in un luogo altamente simbolico si trovano, l'abbiamo si nominato trova la nostra volte. Caterina, a te. Eccola. Sì. Sì, sì, buonasera, buon pomeriggio a tutti quelli che ci stanno seguendo. Qua con me l'avete già riconosciuto, cioè appunto l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi. Siamo davanti all'abbazia di Santa Maria di Collemaggio, che è quella che vedete alle nostre spalle. Poco più avanti ci sono i figuranti del corteo che ogni anno, il 28 e il 29 agosto, animano questo momento molto importante per la comunità aquilana, perché nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio, correva l'anno 1294, Celestino V venne eletto Papa, e quindi chiaramente questo luogo per la perdonanza è profondamente importante. Monsignor Petrocchi, è meglio che parli lei piuttosto che io, il valore religioso di questo momento per spiegarlo ai nostri telespettatori. Anzitutto, dal punto di vista storico, la perdonanza precede di pochi anni l'indizione del primo giubileo. E appare chiaro che questa grande celebrazione che si ripete nella vita della Chiesa porta lo stesso impianto pastorale che Celestino ideò per la perdonanza. E la perdonanza, dicono gli storici, richiama il perdono di Assisi, che alcuni autori, non so fino a quando criticamente documentati, fanno risalire a circa il 1216. Allora, queste tre date rappresentano come delle arcate di un unico ponte, che è la celebrazione della misericordia.
La perdonanza è fondamentale perché il verbo perdonare può essere coniugato in quattro forme fondamentali: essere perdonati, perdonarsi, perdonare e farsi perdonare. Sono esperienze connesse tra di loro, perché chi non si lascia perdonare, chi non è consapevole di essere raggiunto da un perdono, non perdona, ma neppure si perdona e neppure va a chiedere perdono. Rimane imbrigliato in un atteggiamento di rancore, di volontà di risarcimento, di rappresaglia, quindi fa scorrere nelle relazioni interpersonali delle emozionalità negative. Vede, il perdono è come rimuovere su strade importanti, che sono quelle dei rapporti che ci collegano, le frane che nel corso della vita vengono provocate da noi stessi, da eventi esterni, dagli altri. Se non si è subito attenti a togliere il terriccio o i macigni che sono venuti giù, si resta bloccati anche per anni. E il danno del non perdono va innanzitutto a scaricarsi su chi porta nel proprio cuore il no detto agli altri. Se poi uno mi chiedesse quali sono le ragioni del perdono, perché dobbiamo perdonare, è perché siamo stati perdonati. E dobbiamo perdonare perché abbiamo ragioni per credere che gli altri siano in torto verso di noi, perché se noi avessimo compiuto qualcosa che ha ustionato gli altri, dovremmo noi andare a bussare alla porta del prossimo e a ristabilire un rapporto di pace. Io posso perdonare perché ho motivi per ritenere di essere stato offeso, e perdono perché sono stato perdonato, perché le mie offese sono state cancellate da Dio. Grazie davvero Monsignor Giuseppe Petrocchi per questo suo primo intervento. Noi vi ridiamo la linea, ma vi aspettiamo qui all'Aquila davanti alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio per continuare a parlare di questa importante ricorrenza. Ci saremo. Allora, protagonista della perdonanza celestiniana di sicuro è stata la nostra Roxana Oliveros, che, come è stato detto da Massimiliano, ma anche come vedete, arriva da lontano, arriva dal Venezuela. Nel 2015 lei ha vestito i panni, e non è da poco, della dama della bolla, ed era la prima volta che questo ruolo veniva affidato a una ragazza straniera. Ecco, Mascio Vecchio, prima di sentire la sua testimonianza, ma ci spiega un po' chi è la dama della bolla? La dama della bolla è il personaggio più importante all'interno del corteo, più importante perché ha un ruolo fondamentale, lo dicevo prima, è colei che materialmente porta la bolla celestiniana dalla sede del comune dell'Aquila alla Basilica di Collemaggio. Faccio una piccola premessa, ma non poco importante. Bellissime queste immagini con gli abiti dell'epoca e la nostra Roxana che avanza tra due ali di folla. Ecco, quel tubo che porta in mano Roxana è il contenitore dove dentro c'è la bolla del perdono, che è di proprietà del comune dell'Aquila. Questa è la particolarità della nostra bolla, ed è per questo motivo che la municipalità la porta al vescovo, all'arcivescovo, e gliela consegna davanti. Chi è la figura accanto alla dama della bolla? Il giovin signore. Il giovin signore invece porta con sé il ramoscello d'ulivo, con il quale il cardinale, perché nella maggior parte dei casi c'è sempre un cardinale delegato dal Papa, il cardinale bussa per ben tre volte alla porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, e dall'interno questa porta viene aperta. Allora, tra poco ascolteremo la storia di Roxana, ma prima andiamo da Simone per coinvolgere i nostri telespettatori. A te. Sì, raccontateci qual è l'appuntamento storico, la festa tradizionale e popolare alle quale siete particolarmente legati, che vi piacerebbe fosse riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità. Da dove nasce
nasce questo legame? Anche voi avete fatto parte dell'organizzazione o partecipato ad un corteo storico? Raccontatecelo con un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it, scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciate un tweet a @siamonoitv2000 e se volete potete anche seguirci in streaming scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora Roxana, prima di rivivere quella giornata, sembra che lo facciamo apposta, vogliamo far crescere la suspense. No, io vorrei sapere, lei che arriva dal Venezuela, come è finita all'Aquila? Quando c'è arrivata? Per quali ragioni? È un tema per me, diciamo, emozionante, perché io mi reputo un'aquilana per scelta. Io ho scelto di amare la città, ho scelto di venire nel 2009 ad essere volontaria nel campo di terremotati. Cosa c'è a monte di questo? C'è un amore. Ma come l'ha scoperta l'Aquila? L'ho scoperta attraverso documentari. Io ho studiato lingua e cultura italiana in Venezuela. Il Dante Alighieri mi ha fatto scoprire la città, la mia seconda città materna, diciamo. Ma aveva dei parenti, quindi legati? Niente. No, io la città è proprio, quella città l'ha chiamata. Ma la prima volta, mi faccia capire bene, la prima volta che lei ha messo letteralmente piede all'Aquila è stata subito dopo il terremoto o l'aveva già vista prima? No, l'ho visto solo attraverso documentari, basta. Quindi quando arriva il terremoto lei sente quella ferita come se fosse la sua e decide di andare lì come volontaria? No, è stata una cosa molto strana perché nel corso di lingua italiana dicono l'Aquila ha sofferto una perdita di 309 vittime. E io subito chiedo, l'Aquila, la città dei 99 cannelli, 99 castelli, 99 fonte? E la professoressa risponde, sì, quella che ti piace. Sono rimasta perplessa e poi una settimanina dopo, era la festa della mia laurea, a me mi hanno dato come regalo dei soldi. Ho fatto il biglietto e sono partita. Una storia bellissima per venire qui ad aiutare i giovani volontari. E che cosa è stato quell'arrivo qui? È stato difficile perché io non avevo una fondazione dietro, quindi per farmi fare la volontaria ci ha voluto tanto, perché loro dicevano perché? Perché lo vuoi fare? Tu non sei... Non la credevano. No, non è, era una cosa un po' strana, perché loro dicevano non hai una fondazione, non hai parenti, non sei italiana. Ma perché vai lì? Perché? Chi te lo fa fare? E invece poi lei c'è andata, ha fatto la volontaria, sì. E tutto questo amore per l'Aquila... C'è rimasta a vivere. Nel 2015 lei decide di candidarsi per vestire appunto i panni della dama della bolla. Ma mi dica la verità, si aspettava di essere scelta? No. Però io ho letto nel giornale le caratteristiche, bisognava amare la città. E lei su questo? Su questo. Non la batteva quasi nessuno praticamente. No. Io l'amo, il mio reputo diceva che doveva essere massimo 30 anni, io avevo 30 anni. Quindi stretta ma giusta. Stretta però giusta. E poi dovevo essere alta 1 e quasi 70. Io ci sono. Tutti i requisiti. Ci provo. Ho tutti i requisiti. Ah, essere residente. Ed era pure quello, perché dal 2015... Pure quello. Adesso... E alla fine è stata scelta. Ho fatto la richiesta. E alla fine è stata scelta. E il 28 agosto di quell'anno, siamo nel 2015, lei partecipa al corteo storico. Allora, io a questo punto le chiedo che emozione ha provato a vestire i panni della dama della bolla, perché, come dire, non capita a tutti. È indescrittibile. Prima cosa, io non mi stancherò mai di ringraziare il Comitato Perdonanza per quella scelta coraggiosa, perché... È un ruolo così importante e comunque che mi emoziono. Che sono stata comunque io la prima a portare il documento. Non è una cosa scontata. No, almeno per me non lo era. E mi hanno dato questa opportunità. Meraviglioso, ma Sciovecchio, ma ci spieghi un po', perché noi abbiamo bisogno di sentire le storie, ma anche di sbirciare dietro le quinte facendo un po' il nostro mestiere. Ma chi è che sceglie proprio, chi è che ha veramente peso nel decidere lei sarà la dama della bolla quest'anno? Allora, l'organizzazione della perdonanza celestiniana è gestita da un comitato
che è diretta emanazione del sindaco. Il sindaco in pratica nomina delle persone che lavorano per organizzare tutta la kermesse estiva della perdonanza. E all'interno di questo comitato ci sono diversi esponenti delle diverse realtà aquilane, quindi a parte gli esponenti delle istituzioni che sono immancabili, poi esponenti della chiesa aquilana, ci sono anche degli esperti, soprattutto degli esperti di abiti medievali, dei costumi medievali, quindi tante persone diverse, tutte persone diverse. Tra queste persone, tutti praticamente. No, tra queste persone, solitamente 5 o 7 di queste persone vengono chiamate a far parte di una commissione esaminatrice. Sì. E la commissione era, in quel caso, era composta da il coordinatore Alfredo Moroni, poi c'ero io che ricopro in pratica il ruolo della segreteria all'interno del Comitato Perdonanza, c'era dunque un rappresentante del clero, poi l'addetta stampa, il nostro addetto stampa. Insomma, un comitato ristretto, sette che persone, deciso. Insomma, eravamo. Chissà quante, c'erano tante candidature? Tantissime. Ah, quindi 20, guarda, 22. 22. Anche Roxana, bella, considerate che ognuna di loro ha dovuto indossare lo stesso abito, perché come le dice... Le ha sbaragliate tutte le concorrenti. Ma è bellissima, si vede, quindi quell'abito con lei... Io sono convinta che oltre alla bellezza abbia pesato anche quella bellezza dell'anima che ha fatto sì che nel 2009 lei infatti, scegliesse di mettersi a disposizione. Quando dico bellissima... intendo questo, proprio perché quello che diciamo noi è che è l'abito che sceglie la dama, non è il contrario, e non così siamo è stato. Noi. E lei parla a ragion veduta, perché c'è un particolare che la riguarda. Anche lei è stata dama della bolla, con un record che, se non sbaglio, fin qui è imbattuto. Diciamo un po'. Erano altri tempi, altre usanze, altri modi di scegliere. Ecco, fatta perché, questa premessa con una certa umiltà. No, è questione di umiltà. È che per ribadire il fatto che la bolla celestiniana è di proprietà del Comune dell'Aquila, all'inizio, i primi anni in cui si è incominciato a festeggiare in questa maniera la perdonanza celestiniana, la dama della bolla doveva essere una dipendente del Comune dell'Aquila. Ecco, però una bella dipendente dentro e fuori, Masciovecchio è lì nella foto come dama, e lo dico io perché sennò lei non ci arriva, perché ho già capito che veramente è due volte, un record. Eccola. Che meraviglioso costume. Ecco, si emoziona anche lei, vedo. Deve essere veramente emozionante. Non solo, emozionante, ma poi ogni volta che vedo questo vestito penso alla fatica immane, perché allora era molto più pesante e complicato. 29 agosto, che fa ancora abbastanza caldo, anche all'Aquila. Con 22 kg di vestito. Così. E la storia di Roxana Sant'Angelo ci ha riportato a quell'anno drammatico, che è il 2009, l'anno del terremoto, e nonostante fossero passati soltanto pochi mesi non si è voluto rinunciare, l'abbiamo già detto, all'edizione 2009 della perdonanza, e quell'edizione è stata ancora più intensa e più commovente. Beh, assolutamente, rinunciare alla perdonanza in qualche modo significava abdicare alla volontà e alla speranza della ricostruzione della città, quindi con tutte le difficoltà del caso le autorità civili, religiose, l'associazionismo hanno fatto sentire forte l'esigenza appunto di non spezzare questo rapporto così forte e così viscerale. 723 anni che si ripete appunto il momento del perdono. E lì ci fu una cosa particolare, perché fu il solo sindaco, no, a portare la bolla all'interno della zona rossa, la zona assolutamente più devastata. Tra l'altro vediamo anche questa immagine molto significativa di Papa Ratzinger. Perché fu veramente commovente la partecipazione di Papa Benedetto XVI al dolore dell'Aquila e di tutti gli aquilani. Ricordiamo la sua visita del 28 aprile, culminò proprio nella Basilica di Colle Maggio, quando Papa Benedetto insomma si chinò in preghiera proprio davanti a una lunga meditazione sulle spoglie mortali di Papa Celestino. Ecco, c'è questo aspetto della lunga meditazione, no? Che fa ancora comprendere il senso di quello di cui certo, con una riflessione forse a posteriori, una suggestione, ma diciamo noi che abbiamo vissuto proprio quel momento è rimasto particolarmente impresso, anche perché forzando totalmente il protocollo e i tempi estremamente contingentali della visita, la permanenza del Santo Padre di fronte appunto alle spoglie mortali di Papa Celestino in qualche modo
sono state l'immagine plastica di un dialogo interiore ed esteriore rispetto a qualcosa che poi abbiamo visto accadere nella storia, nella nostra cronaca, cioè un papa che dà le dimissioni e scende dal soglio di Pietro, come aveva già tornato fatto, quella sorta di paragone, no? Sì, quindi, come il cristiano ha alleggiato, esatto, in quei giorni, sì, certo, esatto, proprio così. E non poteva non essere così, certo. Allora, io direi di tornare lì davanti alla Basilica di Collemaggio, dove c'è ancora Caterina Dall'Olio con l'arcivescovo dell'Aquila, ecco, Monsignor Petrocchi. A voi. Sì, sì, Massimiliano, ecco, con noi c'è sempre appunto l'arcivescovo Monsignor Giuseppe Petrocchi e ci ha raggiunto anche la dottoressa Alessandra Vittorini, che è appunto a capo della soprintendenza qui all'Aquila. Stavate parlando del terremoto, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio è stata molto danneggiata da quelle terribili scosse, ma con grande orgoglio la città, dopo appena 2 anni di lavori, dal 2015 al 2017, restituirà proprio a dicembre 2017, ultimata grazie ai fondi dell'ENI che sono stati devoluti al comune dell'Aquila, perché la basilica è comunale. Dottoressa Vittorini, lavori impegnativi però, perché della chiesa, adesso le vedremo anche nelle immagini che abbiamo registrato questa mattina, era crollata la parte veramente indietro, una parte importante, non la parte più antica, ma comunque una parte importante. Sì, è crollata la parte che ahimè soffre ogni terremoto, quindi quella del transetto, dell'incrocio, è crollata in modo rovinoso, le immagini hanno fatto il giro del mondo, quella è stata una delle parti oggetto di questo lavoro di restauro molto impegnativo che ha visto la soprintendenza dirigere, coordinare il progetto e dirigere i lavori, ma un team di università, di 3 università che ha affiancato tutta la parte di studio preliminare e di elaborazione progettuale. Ecco, è una basilica, lo stanno anche vedendo le immagini dei nostri telespettatori, nonostante le transenne si intuisce la bellezza di questo luogo, con un rosone magnifico, una bifora straordinaria, c'è anche una storia dell'arco delle luci, con queste luci che si riflettono durante la festa dell'Assunzione, si dice, no? All'interno della chiesa. È un capolavoro artistico che voi avete sentito l'urgenza di restituire alla città il prima possibile. Sì, assolutamente, 2 anni è un record assoluto all'Aquila, 2 anni per un monumento con questa complessità, sia costruttiva che di danno e che di intervento. La parte del transetto crollato è uno degli elementi di questo lavoro di consolidamento, prima di tutto c'è la navata, ci sono i pilastri, c'è l'abside e ci sono dei lavori sulle cappelle interne che la ripulitura e il restauro sta restituendo in colori e luci assolutamente inedite e sconosciute, e questo è un altro dei tanti aspetti di questi lavori di restauro in tutta la città. Quindi preservare e riprendere quello che c'era. Le volevo fare un'ultima domanda: i pilastri che sono crollati, che hanno fatto cadere la parte che cade sempre, diciamo, purtroppo in ogni terremoto, sono stati anche rafforzati in questa situazione, quindi speriamo che sia l'ultima volta. Sì, la sicurezza è l'elemento guida di questi restauri, affiancato all'attenzione, alla tutela e alla conservazione. I 2 pilastri polilobati erano interamente sbriciolati, spariti dal crollo, sono stati ricostruiti ex novo, ovviamente rinforzati con la ricollocazione, come sempre si fa, degli elementi di pietra recuperati dove erano. I pilastri della navata, in alcuni casi completamente smontati e rimontati con anche delle soluzioni ardite sul piano tecnico, sono stati ricollocati in sicurezza e sostituite le pietre ove serviva, e su tutto il resto della basilica si è intervenuto tra consolidamento e restauro. Grazie dottoressa Vittorini. Io vado invece un attimo dal Monsignor Petrocchi. Questa, abbiamo parlato della bellezza che tutti i nostri spettatori stanno vedendo solamente della facciata, che all'interno, voglio dire, non invidia nulla della facciata, ma per la comunità invece dell'Aquila cosa vuol dire restituire un luogo del genere? È un luogo identitario questo, la città si riconosce in questa basilica. Amo ripetere che le pietre non sono mute, parlano, e c'è bisogno di saperle ascoltare. Vede, se lei presta attenzione, si accorgerà che guardando questa facciata stupenda, che articola colori e forme molto essenziali, dentro sente risuonare un messaggio di pace, di invito alla riflessione, all'incontro con Dio
e proprio per questo con se stesso e con gli altri. Quando uno entra dentro, trova le forme gotiche che sono slanciate verso l'alto e sono un richiamo a puntare su ciò che conta, su ciò che resta, su ciò che non passa. Quindi la Basilica di Colle Maggio per gli aquilani è il punto in cui la gente ha imparato a vedere una presenza particolare di Dio e a riconoscere una storia alta che le è stata donata. Grazie, grazie davvero Monsignor Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell'Aquila, grazie alla dottoressa Alessandra Vittorini per essere stati con noi. Noi vi aspettiamo per un ultimo collegamento, perché per adesso ve li abbiamo fatti solo vedere i figuranti appunto del grande corteo che anche quest'anno, il 28 e il 29 agosto, animerà la cerimonia della perdonanza, e dopo ci parleremo anche. Bene, vi aspettiamo. Bene. Allora, Sant'Angelo, la speranza mi sembra chiara, che il riconoscimento dell'UNESCO arrivi in occasione della riapertura di Colle Maggio. Assolutamente. Tra l'altro si sta lavorando tanto anche da un punto di vista comunicativo, e vi ringraziamo per questa finestra così importante che avete deciso di aprire su questa storia, su questa comunità, su questa speranza di rinascita, perché si deve sentire l'afflato di un intero paese che punta su questa candidatura per dare un segnale forte sul tema della ricostruzione, anche perché, come sappiamo, altri luoghi di grande valenza spirituale, il cuore dell'Italia è stato colpito da un nuovo terremoto, non dobbiamo lasciare indietro i nostri fratelli e le nostre sorelle, le comunità degli Appennini, e quindi l'Aquila in qualche modo tiene avanti e accesa questa fiaccola di speranza e con essa la perdonanza. È così importante, ecco, bisogna sottolinearlo. Mascio Vecchio, veniamo a questi preparativi, tra poco andremo da Caterina, cercheremo di vedere qualche cosa, anche un'anticipazione. È vero che il Comitato della Perdonanza, di cui lei fa parte, quest'anno ha deciso di dedicare la nuova edizione alla donna? Sì. E perché? Ma in realtà è stata una idea che hanno avuto in una prima riunione, in un primo incontro, le insegnanti dei bambini coinvolti in quello che è il progetto Perdonanza nella scuola. Sono 3 anni che cerchiamo di coinvolgere più bambini possibili, bambini, adolescenti, fino all'età di 18-19 anni, con un progetto che li faccia riflettere sulla perdonanza. In questo incontro, insomma, erano sul tavolo diverse idee. Quella della donna nell'età medievale, e poi, ecco, vista attraverso le diverse angolazioni, tutte quelle possibili e immaginabili, è stata l'idea che è piaciuta di più. E devo dire che i ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa, che non è altro che come dire, un'apertura alla perdonanza, un'apertura rivolta al mondo dei giovani, hanno dato bambini un grande contributo. Ma sì, sono stati bravissimi. Roxana, dopo l'emozione del 2015, lei oggi è una spettatrice della perdonanza o fa parte dell'organizzazione da una mano concreta? Ci spieghi un po'. Dopo il 2015 ancora non ho sfilato, però questo anno riempirò un'altra volta il bando per sfilare. Per sfilare? Sì. Per fare di nuovo la Dama della Bolla? No, la Dama della Bolla solo una volta, solo Luana ha avuto questo onore. Sì. Anche se questo limite temporale, visto che le donne insomma invecchiano bene, potevamo estenderlo ai 40. Ma a questo punto, Mascio Vecchio, io ho una curiosità, ma la Dama della Bolla per fine agosto è stata già scelta? No, ancora no. No, perché solitamente partecipano le ragazze che si stanno diplomando, quindi diamo il tempo di arrivare al diploma e iniziamo la selezione intorno a luglio. La domanda di Massimiliano sono sicura che non è casuale, perché siccome sa che stiamo tornando dalla nostra Caterina... No, per carità, no. Tutte le cose belle che abbiamo detto sull'evento, la Dama della Bolla, per carità, torniamo seri. No, io sono sicura che tu volevi già sbirciare, vedere nei preparativi che la nostra Caterina ora ci mostra magari la futura Dama della Bolla. No, devi aspettare fino a luglio. Caterina, però qualche anticipazione ce la puoi dare? Assolutamente sì, vi possiamo dare diverse anticipazioni. Ecco, noi ci siamo fatti circondare dalle persone che appunto adorano questa attività, si può dire, Nicoletta? Sì, come no, sì. Per noi è una grandissima passione che ci riempie d'orgoglio ogni anno. Partecipare al corteo della perdonanza fa sì che ci fa sentire ancora di più aquilani.
è proprio per tutti gli aquilani un simbolo di identità nella città. Il corteo porta la bolla dal comune a qui, giusto? Esattamente, sì. Quest'anno è sempre uscita la bolla, esce da Palazzo Margherita, che è la sede istituzionale, ovviamente in restauro, quindi abbiamo accorciato un pochino il corteo, da Palazzo Fibbioni qui a Collemaggio. E dopo, ecco, il terremoto per voi naturalmente è stato un momento anche sicuramente traumatico, però vi vedo molto sorridenti a ricordare sempre questo evento della perdonanza come un evento fortemente identitario, anche quello di questo corteo che voi animate. Sì, indubbiamente, e dal terremoto noi non abbiamo mai smesso, attraverso tutte le difficoltà dei luoghi, dove si poteva passare, dove no, tra i cantieri, ma l'abbiamo sempre portato avanti, proprio per mantenere l'unione degli aquilani, che si dimostra anche partecipando a questa festa. Ecco, l'unione degli aquilani, io vi presento anche Luca, che ha 27 anni, quindi insomma diciamo che è molto trasversale questa storia del corteo, diciamo generazione in generazione. Sì, noi rappresentiamo uno dei grandi gruppi che esistono qui all'Aquila, siamo i Bandierati dei Quattro Quarti e siamo un gruppo nuovo, in realtà siamo nati da pochi anni e la nostra particolarità è che sicuramente abbiamo molti ragazzi giovani nel nostro interno, ragazzi dai 9 fino ai 20 anni, quindi riusciamo bene o male ad amalgamarci tutti quanti e cerchiamo appunto di rappresentare al meglio la nostra città così come possiamo. Esatto, e visto che Massimiliano voleva vedere la dama, noi la dama gliela facciamo vedere. Ecco qua la nostra Arianna, che anche tu sei giovanissima, un bellissimo ruolo e immagino anche una grande emozione. Sì, come sempre, e specie nei giorni della perdonanza, che come abbiamo già reso noto è l'elemento culmine per la nostra città, per la nostra tradizione. L'Aquila nasce con la perdonanza praticamente, quindi per noi è la nostra storia da sempre, dal momento della fondazione della città, in realtà qualche anno dopo ce la portiamo dentro da sempre e è molto importante questo momento per noi, per tutti gli aquilani e anche per le persone di fuori che lo riconoscono e vengono a visitare la città in quei giorni. Ecco, quindi è appunto un evento, lo ricordiamo, un evento veramente straordinario, molto bello da vedere, avete visto anche le immagini, i costumi sono stupendi, ma questo insomma lo vedete anche con i vostri occhi. Noi dalla Basilica di Santa Maria di Collemaggio vi abbiamo raccontato tutto quello che siamo riusciti a trasmettervi, speriamo molto e vi ridiamo la linea. Grazie Caterina e grazie a tutti voi e buona nuova perdonanza nell'agosto prossimo. Allora Sant'Angelo, io prima di chiederle momento della tornare proprio su quella candidatura, ho una curiosità sentendo quei ragazzi, perché sono ragazzi che se noi andiamo a vedere mentre camminano la sera, insomma non li riconosciamo perché sono vestiti proprio all'ultimo grido. Sono davvero così attaccati i ragazzi aquilani a questa perdonanza? Ma in realtà diciamo che non solo l'Aquila, ma in tantissime comunità sta rinascendo questo spirito identitario. E tra l'altro ci terrei a sottolineare, non è in antitesi con l'apertura. Oggi vediamo, sembra che c'è un dibattito, globalizzazione e chiusura, e l'identità viene vista come un valore retrivo ed esclusivo. Invece l'identità è un momento forte, fondativo, ma è sicuramente l'elemento che ci permette di incontrare l'altro. Se noi non abbiamo consapevolezza di chi siamo, di che cosa rappresentiamo, non c'è neanche il momento dello scambio e dell'incontro, come la storia di Roxana in qualche modo dimostra, il fascino della storia, il fascino delle origini. E poi questo è quel fenomeno della rievocazione storica, che è un fenomeno fortemente italiano, da Siena, pensiamo a Firenze, cioè la storia è talmente pervasiva nel nostro paese e non a caso siamo anche lo scrigno all'interno del quale sono custoditi il maggior numero di patrimoni dell'umanità, è testimoniato dal fatto che la storia non è museale, ma si fa vita, si fa esperienza, oltre al fatto che c'è tutta una dimensione anche didattica per avvicinare, no? Avvicinamento, esatto, e lo vediamo anche tramite questa archeologia vivente, il fatto di far rivivere un determinato momento, lo fanno i bandierai, lo fanno i ragazzi del Rosso d'Aquila, degli uomini d'arme che in qualche modo danno vita a questo percorso identitario. Insomma Sant'Angelo ci ha detto due cose importanti, ci ha detto la differenza è sempre un valore e poi ci ha detto anche quanto queste tradizioni veramente siano un'eccellenza tutta italiana. Quando sarà presa la decisione e quanto ottimisti vi sentite? Insomma, una percentuale dal 10 al 90%. Diciamo che verrà fatta nel 2018 per una serie di motivi.
La qualità del dossier, il lavoro che è stato svolto, la serrata attività diplomatica e la capacità di questo esecutivo della filiera istituzionale di presidiare questo dossier ci fanno ben sperare. Allora, noi naturalmente auguriamo a voi tutti e all'Aquila che l'UNESCO riconosca la perdonanza celestiniana come patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Però nel frattempo c'è l'edizione 2017 della perdonanza, Sant'Angelo. Certo. Perché non possiamo perdere, tutti dobbiamo andare all'Aquila. Innanzitutto per il corteo, che è sempre un momento affascinante, molto forte e coinvolgente, e poi perché il programma delle attività collaterali, dal concerto di Ranieri alle tantissime manifestazioni artistico-culturali e musicali, rendono sicuramente speciale il fine agosto aquilano. Tutti all'Aquila. Tutti all'Aquila. Tutti all'Aquila. 28-29 agosto, davvero. Tutti all'Aquila. Grazie, grazie per averci raccontato cos'è la perdonanza celestiniana. Grazie, grazie davvero. Andiamo. Andiamo in pubblicità, ma subito dopo in qualche modo parliamo di donne, parliamo di donne e dei consigli che alle donne offrono la medicina, la scienza, anche il concetto di alimentazione, molto caro qui a Siamo Noi. Pubblicità e poi parleremo di questo. Tra poco. Uomini e donne, beh, sono diversi, tu dirai, no. Massimiliano, ecco appunto, ecco. L'hai detto, l'hai espresso, un'ovvietà, una banalità, però in realtà le nostre differenze così profonde dal punto di vista emotivo, psicologico, fisico, hanno bisogno di attenzioni differenti e anche di cure diverse. Per questo motivo si parla sempre più frequentemente di una medicina di genere, ovvero di un approccio proprio terapeutico tarato su queste differenze, differenze nei controlli, nelle terapie che vengono prescritte appunto a uomini e a donne. Insomma, noi oggi, Gabriella, vogliamo occuparci del benessere delle donne, vogliamo farlo a 360 gradi, parlando ad esempio dell'alimentazione, ma perché no anche della salute, della ginnastica, fino al tema caro a voi donne, quello della psicologia, che perché come sono dire, noi donne? No, è un tema per voi molto molto delicato, perché ne avete più bisogno di noi. Questo no? È un pregiudizio. O pensate di averne più bisogno di noi. Questo chissà, è un pregiudizio. Chissà. Ma di tutto questo parleremo con i nostri ospiti. Vedo che le donne lì dietro le quinte si stanno arrabbiando su questo. Vabbè, ma che cosa volete che sia? Ci difenderemo in studio. Grazie Eliana Liotta, giornalista e scrittrice, autrice insieme all'oncologo Paolo Veronesi del libro Il bene delle donne, scritto per Rizzoli e che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Grazie per essere con noi. Grazie Liotta, a voi, grazie. Il vostro invito, buon pomeriggio. Con noi anche Marcella Saponaro, ginecologa, esperta di agopuntura e psicosomatica. Sì, buonasera. Straordinario, buonasera. Buonasera. E la collega giornalista di Galileo.net, Annalisa Bonfranceschi. Buonasera. Ma per fortuna c'è un altro uomo tra gli ospiti, grazie per essere con me oggi e con gli amici del pubblico, gli amici del sesso maschile, perché sennò mi sarei sentito davvero molto molto solo. Lui si chiama Alessandro De Paulis, è insegnante UISP, ovvero l'Unione Italiana Sport per Tutti, ma è anche istruttore, Gabriella attenta, istruttore di ginnastica dolce. Buonasera. E tra poco ti metterà alla prova. Allora, ma Eliana, per le donne non Eliana. Intanto sono contenta di averla. C'è finalmente qui. C'è un controsenso in questo. Di averti, anche di io, anche io, Gabriella, diamoci del tu, sono veramente felice. Scesa dallo studio di Milano, si è materializzata nel nostro studio. Con grande piacere. Questa alleanza, Eliana, mi preoccupa ancora di più. Qual è? A me mi sembra di conoscerla, perché insomma... Ma adesso gli faremo delle domande a saltare però a questo punto. Esatto. Sono preoccupatissima. No, senti Eliana, entriamo subito in argomento. Qual è la malattia più diffusa tra le donne? Allora, ci sono delle malattie che effettivamente colpiscono più le donne degli uomini. Per esempio, ti posso dire che nella prima parte della vita, fino ai 44 anni, non lo diresti, però la maggiore causa di disabilità per le donne è la depressione. Nella seconda parte della vita, anzi nella terza parte della vita, la prima causa di disabilità sono invece le fratture da osteoporosi. Perché la malattia, la malattia delle ossa, quella per cui le ossa diventano fragili, porta a fratture in una donna su tre e invece in un uomo su cinque. Quindi il fattore età differente è un fattore che dobbiamo assolutamente valutare. È un fattore, sì, di incidenza. Poi dopodiché purtroppo c'è il tumore al seno che colpisce una donna su 8-10. E poi la malattia più pericolosa per le donne dopo i 50-55 è l'infarto.
Cosa anche che non tutti sanno. Non tutti sanno perché ci si immagina che le malattie cardiache e cardiovascolari colpiscano soprattutto gli uomini. In effetti è vero così fino ai 50-55, quando la donna è protetta dagli estrogeni, che sono gli ormoni sessuali femminili, mentre poi quando finisce la produzione ovarica degli estrogeni, cioè con la menopausa, le donne si ritrovano meno protette per quel che riguarda il loro cuore, allora sono più soggette all'infarto. Tra poco ci dirai che cosa si può fare anche sul fronte, certo, dell'alimentazione, perché molto si può davvero fare. Allora, tu, Eliana, divulgatrice scientifica, insieme a Paolo Veronesi, noto oncologo e senologo, avete deciso di scrivere questo che possiamo definire a giusta ragione un saggio, un vero e proprio, sì, saggio, nel quale date appunto consigli alle donne, tanti consigli utili che spaziano, abbiamo detto in apertura, dall'alimentazione fino alla psicologia. Insomma, sì, questo vuol dire che davvero siamo diversi, uomini e donne, siamo proprio, ma per esempio, cioè, noi facciamo i bambini, diciamo, noi facciamo i bambini e i maschi non fanno i bambini. E questa meraviglia della vita nasconde dietro una diversa produzione ormonale. Pensa che le donne producono gli estrogeni in modo diverso in base a quello che è il ciclo mestruale, proprio per consentire la maturazione dell'ovocita, e questo su e giù degli estrogeni ci porta anche a degli sbalzi di umore, quelli per cui tu all'inizio tentavi di prenderci in giro, ma noi ci hanno disegnato così, voglio dire, gli ormoni, pensa se gli ormoni sessuali, gli estrogeni, sono collegati a queste molecole chiamate del buon umore, cioè la serotonina, le endorfine, cioè se le trascinano giù, se loro vanno a picco, secondo gli ultimi studi. Ecco perché qualche giorno prima delle mestruazioni le donne sono così irritabili. Alcune addirittura hanno una sindrome premestruale. Ecco perché c'è poi, per esempio, il maternity blues o il baby blues, quando crollano gli estrogeni, alle donne viene tanto da piangere per questo motivo. Senti, Eliana, ma alla luce di quello che stai dicendo, no, perché sembrerebbe anche questa una questione evidentissima, insomma, il ruolo degli ormoni, le donne procreano, gli uomini no. Ci abbiamo messo un'eternità a pensare che la medicina si debba tarare anche guardando al genere. Ma guarda, esiste addirittura un Equity Act, cioè un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i medici, le istituzioni ad applicare una parità, una pari opportunità delle cure tra uomini e donne. Sai che i farmaci vengono sperimentati su un campione prettamente maschile e non tanto sulle donne? Questa per è una esempio cosa abbastanza inquietante, perché insomma significa che non sappiamo fino in fondo come quei farmaci possono avere gli stessi effetti che si sono riscontrati su. Certo, poi guarda caso le donne hanno più effetti collaterali degli uomini, ecco perché insomma un pochino di femminismo scientifico, come l'abbiamo chiamato noi nel libro, femminismo è necessario. Scientifico. E poi, come accennavi tu all'inizio, la medicina di genere, perché non tutte le patologie hanno gli stessi sintomi nell'uomo e nella donna. Ti faccio un esempio, l'infarto per esempio. Nell'uomo siamo abituati a pensare all'infarto come un colpo, una fitta, no? Al cuore, e poi che si irradia alla spalla. Nelle donne non è così, perché hanno le coronarie più piccoline, quindi magari c'è un senso di soffocamento, ci sono dei sintomi specifici. Allora in quel caso devono essere informati anche gli operatori sanitari del pronto soccorso. Pensa che in America già negli anni 80 si era parlato di sindrome del sesso debole, cioè la mancata conoscenza dei sintomi prettamente femminili, che poi portava a una minore efficacia delle cure. Allora, dottoressa Saponaro, l'ho detto in apertura, ma mi incuriosisce davvero questa sua specializzazione in psicosomatica. Insomma, le donne soffrono più degli uomini di malattie psicosomatiche? No. No? Siamo tutti una sola cosa. Ti sei rimasto male? Non possiamo suddividerci, no, in tanti piccoli settori. O per esempio anche vedere la donna, nel caso specifico in ginecologia, dall'utero in giù, sarebbe molto, certo, banale, no? E devo dire, nel campo ginecologico più di tutti, perché noi abbiamo un asse, psiconeuroimmunologo, dove praticamente tutto è unito, cioè l'ipofisi è collegata all'ipotalamo, che a sua volta è collegata al sistema nervoso centrale, e poi va verso la periferia con dei collegamenti e vanno verso le ghiandole, no? Per cui la produzione degli estrogeni, no? È una produzione che può dipendere moltissimo anche da questioni
psicologiche o comunque da conflitti o anche da traumi, no? Io ho osservato come ginecologa tantissime volte delle amenorree, delle scomparse di mestruazioni dopo un lutto o dopo un evento traumatico molto forte. È la testa che lavora tutte in questo. Diciamo che è sempre così, però in ginecologia sarebbe troppo banale vedere una malattia così, semplicemente osservarla senza capire che dietro una malattia c'è un linguaggio, c'è una storia unica, irripetibile, perché ogni donna ha la sua esperienza di vita. E quindi io come ginecologa devo dire che cercando di vedere la donna nella sua totalità posso sicuramente capire molto di più, no? Di ciò che sta accadendo. Ecco, quali tipi di malattie si sviluppano più frequentemente? La nostra Liana già ci ha dato un quadro, ma insomma, la sua osservazione a che cosa l'ha portata? Sicuramente quello che le dice è giusto, perché c'è come dire, una presenza anche di, ecco, il discorso della depressione. Ma i miei esempio, sono dati, no? Diciamo, sono dati rilevanti al Ministero della Salute. Il discorso della depressione è importante se si vede anche lo stile di vita, la qualità della vita adesso ultimamente, no? Che la donna vive negli ultimi anni, perché sicuramente ha fatto tanti progressi, però poi la qualità, cioè il tempo a disposizione, i ritmi, i cicli, no? Cioè noi non riusciamo sempre a rispettare questa ciclicità ormonale, per cui a volte la nostra vita ci chiede tante cose che vanno contro le nostre esigenze. E poi secondo me c'è anche proprio una vita, c'è un aspetto affettivo anche importante da denotare, una maggiore solitudine, no? Soprattutto nelle grandi città. E quindi diciamo, quali sono le malattie di cui soffre, ecco, soprattutto? Beh, io direi quelle che appaiono più correlate da vicino a questi cambiamenti, anche a questi, li abbiamo chiamati traumi, stagioni della vita. Ecco, per esempio il discorso della fertilità, cioè un abbassamento della fertilità notevole negli ultimi tempi, che poi purtroppo si è anche accompagnato ad una medicalizzazione estrema, no? Alla ricerca di una fertilità che non è sempre così efficiente. E questo secondo me dipende moltissimo da tanti fattori, sicuramente dall'uso maggiore di contraccettivi, ma secondo me anche dallo stile di vita, no? E dal fatto che veramente quello che noi facciamo a volte ci impedisce di avere una ciclicità ormonale, certo, ben precisa. Il discorso psicologico è importante soprattutto nelle questioni ormonali, perché veramente c'è un collegamento estremo con questo. Poi il discorso del seno è anche molto importante. Io direi anche moltissime flogosi vaginali. Io ho notato veramente tantissimo nella mia esperienza clinica anche questa cosa. E probabilmente perché non c'è poi questa prevenzione, no? Che si parla tanto di questo, però ma non c'è. Ma se ne fa poco ancora? Sì. Questo è un po' il tema. Pochissimo. Allora, noi abbiamo parlato di medicina di genere, ma dobbiamo mettere qui un altro tassello, cara Gabriele. Ci aiuta questo articolo di Repubblica che tra pochi istanti apparirà nei nostri video. Vuole, eccolo qui. Perché un tempo noi immaginavamo le donne medico soltanto in alcuni ruoli, no? Come pediatre o appunto ginecologhe. E adesso le chirurghe sono tante e soprattutto portano a casa successi diagnostici importanti, Bonfranceschi. Ha cambiato tutto. Siamo ancora, come si vede, un pochino indietro nella rappresentazione nel campo di medici, donne e uomini. Però è curioso osservare che se si analizza per fascia d'età, diciamo, il numero delle donne medico, diciamo, continua a crescere ed è anche superiore rispetto a quello degli uomini tra le giovanissime sotto i 35 anni e anche sotto i 50 anni. Donne medico, diciamo che a quanto ci risulta svolgono un'attività eccellente. Questo articolo si riferisce ad uno studio piuttosto interessante che osservava il tasso di mortalità a 30 giorni dall'uscita dall'ospedale nelle persone uno studio americano sopra i 65 anni e la probabilità di essere di tornare in ospedale, e cercava di correlare questi dati raccolti su un campione ampio di popolazione, parliamo di 1.500.000 casi. Si cercava di correlarli con il genere del medico, se fosse femmina o se fosse un uomo o se fosse una donna. E quello che risulta è che il tasso di
riospedalizzazione di mortalità era inferiore nel caso in cui la cura era effettuata da una donna. Allora Eliana, io ti coinvolgo perché tu, vabbè, il libro, il saggio l'hai scritto con un medico uomo, però diciamo, insomma, sai bene di che cosa stiamo parlando. Gli americani l'hanno messo nero su bianco, io pure penso alle mie amiche che sono neurochirurghi, sono americane, insomma in Italia magari le posizioni di vertice ancora le donne le occupano poco, però questa capacità del medico donna di avere poi una terapia di successo ha a che fare anche con lo specifico femminile, una predisposizione all'ascolto, un intuito maggiore, un modo insomma di collegare più cose che magari nel medico uomo... Intanto bisogna spazzare via il pregiudizio che le donne non siano... Assolutamente l'elogio. Ma ci lascerete, ci lascerete qualcosa? Sì. Ma voi avete tutto, cari miei, tutte le posizioni di vertice sono ancora occupate in massima parte dagli uomini. Perché il paziente si sente più accolto a volte? Allora, le donne hanno fatto un esperimento sul cervello tipicamente femminile e cervello tipicamente maschile, quindi questo non vuol dire che gli uomini non abbiano queste stesse attitudini. Come si comporta il cervello dinanzi a uno stimolo esterno? Si è visto fotografando con la risonanza magnetica che dinanzi a uno stimolo le connessioni fra i neuroni, che sono le piccole parti che formano l'emisfero, vanno avanti e indietro in uno stesso emisfero nel cervello maschile, mentre nel cervello femminile fanno così, cioè vanno da un emisfero all'altro, si mettono in collegamento la sede del pensiero logico con la sede dell'intuizione. Ecco perché spessissimo le donne sono capaci non solo di capire il senso di quello che viene detto, ma anche di capire il linguaggio non verbale. Quindi si dice che le donne, il cervello femminile sia biologicamente empatico, cioè capace di calarsi nell'altro, e quindi le donne sono abili nelle cure. E oggi sappiamo quanto cura davvero l'empatia in un medico. Sì, tra l'altro questa è una nostra capacità, l'empatia, la capacità comunicativa, che dovremmo proprio sfruttare nell'ambito professionale. Cioè invece di portare il modello maschile in ufficio, quindi un modello top down testosteronico, dovremmo proprio portare queste nostre abilità femminili, perché fanno stare meglio le persone all'interno di un ufficio. Staremo perennemente in riunione, diciamo, e così. secondo gli economisti fanno anche migliorare il fatturato delle aziende queste competenze trasversali. Perché gli uomini sono i nostri mariti, sono i nostri figli, sono il nostro amore, ci mancherebbe. È solo che le donne devono anche avere il loro spazio. Mi aiuti perché io qui la vedo male. Per fortuna c'è la ginnastica dolce. Per fortuna. Mi spieghi un po' che cos'è? La ginnastica dolce è un tipo di ginnastica che proponiamo alle persone che rientrano nell'età anziana. Io sono un operatore della WISP di Roma, c'è l'area anziani che si occupa del punto della ginnastica dolce, che è una ginnastica che prende in considerazione prevalentemente l'aspetto della mobilità articolare, della flessibilità, dell'equilibrio, la coordinazione, lavoriamo sul tono muscolare e in più c'è tutta una parte invece di aspetto di socialità, quindi non solo la cura del corpo e una cura che non è solo su un bisogno ma anche preventiva. Anche relazioni, no? Ma sono più uomini o più donne? Ma se guardi la fotografia c'è un solo uomo e tutte donne la sbarra. Che vorrà dire? Che noi non abbiamo bisogno di ginnastica dolce. Non credo. Tra poco ti vediamo. No, perché la mia impressione è che spesso è la moglie che si presenta, inizia a fare attività, poi cerca disperatamente di coinvolgere, trascina il marito a fare ginnastica. Vorrei capire se anche la sua esperienza è questa. Noi operiamo nei centri sociali anziani e quindi andiamo lì e facciamo attività anche in ambienti non convenzionali e abbiamo un 95% di atlete allieve donne. 95%? Perché noi non abbiamo bisogno di fare ginnastica. Non credo che sia quello. Ci sarà un aspetto anche culturale. Noi lo facciamo tutti i giorni. No, io mi fido più di lui che di te, diciamo. Ma come faccio io ginnastica? Sentiamo Simone, che secondo me è atletico, sportivo, non si fa mancare ginnastica niente. Dolce, tantissime cose. Meno dolce anche, soprattutto. Comunque coinvolgiamo il nostro pubblico, ma io direi questo: visto che oggi di esperti ce ne stanno tantissimi in studio, approfittate di questo momento per chiedere dei consigli o sciogliere i vostri dubbi su alimentazione, controlli clinici, controlli sanitari, insomma fate tutte le vostre domande all'800 22 88 96 oppure mandateci una mail a siamo noi @tv2000.it.
chiocciolasiamonoi.it. Scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciate un tweet a @siamonoiTV2000 e vi ricordo che potete anche seguirci da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Allora Eliana, io torno sulla questione che è importante perché qui si gioca la partita del futuro, perché nel libro che ha scritto a quattro mani con Paolo Veronesi, il figlio di Umberto, nel capitolo dedicato proprio ai farmaci specifici, è un discorso che avevamo cominciato ad affrontare, avete scritto: una donna non è un uomo più piccolo, la questione non si risolve riducendo per lei il dosaggio dei medicinali. Abbiamo detto che questi medicinali vengono testati quasi sempre sugli uomini. Allora, una volta assodato questo, stiamo andando in un'altra direzione? Si comincia a cambiare qualcosa sul modo in cui i farmaci vengono testati? Possiamo sperare? Non ancora. Questo dato è tratto da un quaderno del Ministero della Salute. La maggioranza dei farmaci viene testato mediamente su un uomo giovane di 70 kg. Ecco, questo è il questo dato. Ce la dice lui. L'altro dato certo è che le donne hanno molte più reazioni ai farmaci che non gli uomini. Poi ci sono tutta una serie di inviti e una serie di dichiarazioni. Per esempio è uscito un editoriale sulla più prestigiosa rivista scientifica che esista, The Lancet, in cui si invitano le case farmaceutiche a sperimentare finalmente i farmaci anche su campioni formati da donne, a distinguere, no? E si comincia un po'. Qualcosa c'è, qualcosa si sta facendo, però siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista, mentre invece c'è un impegno da parte delle università italiane perché si insegni la medicina di genere all'interno degli atenei e questo proprio per insegnare ai medici a distinguere quelli che sono i sintomi maschili e quelli che sono i sintomi femminili. Ecco, questo è un tema importante, Bonfranceschi, lo accennava anche prima facendo il caso dell'infarto la Eliana, perché i sintomi non sono uguali. No, infatti quando si parla di medicina di genere non si identifica, non si parla solamente in riferimento alla diversa efficacia che i farmaci hanno negli uomini e nelle donne, oppure al diverso tasso di comparsa delle reazioni avverse o ancora al fatto che alcune malattie sono più presenti negli uomini e nelle donne. Ma la medicina di genere è un concetto più ampio, che dovremmo considerare più probabilmente il genere come un determinante di salute in qualsiasi fase, diciamo, della salute, quindi nei sintomi. Il caso dell'infarto è il caso, diciamo, più eclatante, in cui i sintomi sono molto diversi tra uomini e donne, ma anche durante tutto un ipotetico percorso terapeutico, quindi durante la diagnosi, durante il decorso, quindi durante i trattamenti e poi, diciamo, nella ripresa. Bon Franceschi, io ho un dubbio che mi sta proprio il mio cervello sta, ma nonostante tutto questo abbiamo parlato di necessità di medicina di genere, riconoscimento dei sintomi che non avviene, ma perché poi alla fine moriamo prima noi che voi? Qual è il tema? Come è possibile? Ma queste sono cose che in effetti sono oggetto di studio. È possibile che derivi dal fatto che noi abbiamo delle difese più resistenti, cioè diciamo che il sistema immunitario sembra essere associato al cromosoma X. E allora noi donne abbiamo due cromosomi sessuali X, mentre voi uomini avete X e Y. Probabilmente siamo così perché dobbiamo dobbiamo garantire la sopravvivenza della specie, dei figli. Questo però che cosa comporta? Che siamo più soggette alle patologie autoimmuni, per esempio la malattia di Crohn, per esempio l'artrite reumatoide, proprio perché abbiamo un eccesso di difesa e andiamo a colpire magari organi pensando questo che siano virus. È molto interessante. Sì, sono delle teorie, non io sono delle vorrei cose anche aggiungere che forse in virtù di quei meravigliosi salti e collegamenti tra le due lobby del cervello noi viviamo anche meglio, loro forse vivono peggio. Perché noi siamo molto stressate, ecco, però. Siamo stressate però da quello che voi ci state dicendo, mi sembra di capire che insomma, quando si parla di cure, unendo mente e corpo, forse insomma qualche passo avanti considerevole si può fare. E volevo chiedere, io mi sono incuriosita perché l'agopuntura la conosco bene e posso dirne anche un gran bene, ma la nutripuntura mi lascia sono sorpresa perché non la conoscevo. Che cos'è la nutripuntura? È una tecnica relativamente recente che è costituita da, sono delle compressine costituite da oligoelementi che agiscono sui meridiani di agopuntura, per quello si chiama nutripuntura, no? Perché è come fare l'agopuntura senza aghi, il che comporta dei grossi vantaggi.
Ma sarebbe molto riduttivo parlare solo di questo. In realtà la nutripuntura si ricollega agli studi moderni della biologia epigenetica, no? Dove appunto si parla molto di cellula non vista solamente come qualcosa che si vede sul vetrino fissato, ma come una microvita. E questa vita ha dei collegamenti continui, come i nostri ormoni, come tutti i nostri collegamenti tra tutte le varie parti del corpo, i nostri neuroni che funzionano nelle varie direzioni, no? E quindi la cellula è una vita, no? E ha una sua memoria. E questa memoria è collegata anche a tutto ciò che noi abbiamo vissuto, quindi la cosiddetta memoria cellulare, probabilmente, secondo degli studi anche dell'università francese, collegata nella parte telomerica del DNA, quello che viene chiamato l'epigenoma, no? Noi adesso, ci siamo un po' persi, sì, però diciamo, si parla di epigenetica, cioè si parla praticamente di una parte del genoma del DNA che cosiddetto meno importante, ma in realtà costituisce tutti i nostri collegamenti e nostra capacità di autoregolazione, no? E questa capacità di autoregolazione dipende molto dalla memoria. E allora lavorare sulla memoria del nostro vissuto è molto importante, no? Sì, no, vabbè, io sono giornalista, insomma, noi abbiamo il DNA, che è il nostro patrimonio ereditario, cioè i geni che abbiamo ereditato dalla mamma e dal papà. E loro decidono naturalmente cosa diventiamo, se abbiamo gli occhi azzurri, se abbiamo gli occhi castani, però il DNA non è padrone assoluto. Ecco, perché dovete immaginare, esatto, dovete immaginare che dall'esterno arrivino delle molecole che vanno a formare una specie di parco chimico. Immaginate che ci sia intorno al DNA questo parco chimico con delle molecole che arrivano dal cibo, dall'ambiente, e che con un ditino accendono e spengono i geni, ecco, che possono parlare e non parlare. Questo parco chimico si chiama epigenoma perché sta intorno, epi, al genoma o DNA. L'unione fa la forza, l'abbiamo spiegata. Per esempio, no? In questa si chiama sala nutrigenomica, poi in particolare, da un punto di vista scientifico, il termine che definisce la disciplina che studia il rapporto tra il cibo e il DNA si chiama nutrigenomica. Mm. Per esempio, qui ci sono delle lampade e sono sempre quelle, non possono cambiare, però noi abbiamo dei pulsanti con i quali possiamo decidere quale accendere e quale spegnere. E quindi noi possiamo avere delle predisposizioni a certe malattie, però possiamo, col nostro stile di vita, con l'alimentazione, col nostro vissuto, con le nostre esperienze, ridurre l'espressione di questi geni. Reguliamo un po' le luci per Massimiliano, con un po' di movimento. Io vedo una sede lì, mi vorrei sedere io per riflettere, diciamo così. Io però penso che l'abbiano messa per lei. Credo anch'io. Ci fa vedere un po' di esercizi, sì, questa ginnastica dolce, io adesso la raggiungo, ecco. Andiamo insieme, va? Con piacere. Gli faccio fare, possiamo con piacere, con piacere. Non tutto è perduto. Mi metto qui vicino a lei, guardo il religioso silenzio, o quasi. Allora, adesso facciamo un po' di movimenti. L'idea è che abbiamo deciso di fare delle proposte con parte, sennò l'operatore lì mi ammazza. Giusto. Facciamo delle proposte sulla sedia. Iniziamo con un movimento della colonna vertebrale. È importante lo stile di vita, siamo sicuramente d'accordo. In questo movimento andiamo a portare indietro il bacino, la retroversione, e facciamo un ascolto. L'ascolto è alla base della nostra metodologia, l'ascolto del proprio corpo. Se noi ascoltiamo il nostro corpo, riusciamo a sentire che cosa succede, riusciamo a capire qual è il limite del movimento. Adesso cambio e faccio un movimento invece di flesso-estensione. Lavoro sul lato, il fianco che si allunga, questo fianco si allunga e si accorcia. Facciamo un'inclinazione laterale della colonna. E, come dicevo prima, io posso dare delle indicazioni relative a come fare il movimento, ma sull'ampiezza, sull'intensità, invece ognuno deve lavorare in base a quello che ascolta, alle proprie sensazioni. Alle sensazioni, diciamo che la piacevolezza è un ottimo indicativo di esercizio ben fatto. Devo continuare, diciamo, esatto, così. Se sento fastidio, se sento dolore, sicuramente sto eccedendo. De Paolis per la cervicale, che insomma per... di cui soffre a grande richiesta. No, però lo chiedo. Movimenti semplici. I miei genitori. Suggerisco di farli sempre sulla parte anteriore della sedia. Da seduti per la cervicale è molto buono, quindi si può andare su e giù, si può andare sicuramente a destra e a sinistra. Essendo delicato, è importante che il movimento sia lento, dolce, non arrivare al nostro limite. Se riusciamo a lavorare all'interno del limite, il limite si espande. Se noi lavoriamo oltre il limite, ci facciamo male.
Ma questi esercizi li possiamo fare tutti, no? Li possiamo fare anche tutti. Anche Gabriella può farli. Gabriella, sì. Magreta, Massimiliano, mi preoccuperei di te. Ce la farà. Possiamo sì. fare anche dei cerchietti. Prendiamo come punto di riferimento la punta del naso, come se fosse un pennello, disegniamo dei cerchietti non particolarmente grandi, prima in una direzione e poi nell'altra. La cervicale si può riprendere anche il movimento che abbiamo fatto prima, che era esclusivamente del bacino, e integrare anche la parte del torace e inserire anche poi la cervicale. Quindi diventa un movimento completo. Qua ci vuole un po' di coordinazione, però, diciamo. Eh sì, sarebbe. Non fa per te questo. Massimiliano, comincia dall'ABC, comincia da questi movimenti. Questo proprio non... Grazie davvero. Voi non avete visto, cioè Massimiliano tu non potevi vedere, ma insomma il nostro pubblico, Gabriella, faceva gli esercizi, eh? Sì, anch'io li facevo, con la testa però. Quanti anni hanno di media i suoi allievi? Dipende. Sì. Io lavoro nei centri sociali anziani, in teoria dai 55 anni si possono iscrivere, però arriviamo agli ultra 80 anni. Non ci sono giustificazioni, si comincia prima, però diciamo non sì, è mai a parte di prevenzione. Eliana. Torniamo al nostro posto, Vale. Grazie. Abbiamo detto il movimento, ma eravamo arrivati a sfiorare un capitolo importante. Abbiamo detto quelle famose luci che possiamo regolare attraverso l'alimentazione anche. Allora io vorrei che lei ci indicasse quello che a suo giudizio, con evidenze scientifiche importanti, non può e non deve mancare sulla tavola delle donne. Allora, nel libro Il bene delle donne noi indichiamo 11 passi per il benessere. Il passo che riguarda l'alimentazione comincia con la lettera V ed è vegetali. Tre quarti del nostro pranzo, della nostra cena, dovrebbero derivare dal mondo vegetale. Immaginiamo che il pranzo e la cena siano come un grande piatto. Per metà ci sono la verdura e la frutta, più verdura che frutta. Per un quarto ci sono i cereali, meglio se almeno una volta al giorno integrali, e poi per un altro quarto ci sono le proteine che possono anche provenire dal mondo vegetale, quindi la carne, il pesce, le uova e ogni tanto i legumi, almeno tre volte alla settimana, anche quelli in mondo vegetale. Eliana, guardiamo le due fasce d'età, donne premenopausa, donne postmenopausa, cosa portano in tavola? Devono portare tutte quante in tavola i vegetali, le verdure, assolutamente le verdure e la frutta è una cosa a cui noi pensiamo pochissimo, pensiamo sempre al piatto di pasta, al secondo, alla fettina e non si pensa alle verdure, invece deve essere il nostro chiodo fisso, le verdure perché sono ricche di vitamine, perché ci idratano, perché cotte hanno famose, è indifferente, in un modo o nell'altro, sia cotte sia crude. Con il passare degli anni bisogna fare attenzione al calcio, perché il fabbisogno di calcio aumenta. Quotidiano aumenta, cresce, perché le ossa appunto diventano più fragili. Da dove pescare il calcio? Certo, latte, latticini, ma senza esagerare, non più di una o due porzioni al giorno. Una cosa da sapere è che il calcio ci viene dall'acqua. Con 2 litri di acqua del rubinetto, voglio dire, noi andiamo a coprire un terzo del fabbisogno giornaliero di calcio. Questo. Quindi bere tanta acqua. Mi sembra un consiglio rilevante. Saponaro, mi spieghi una cosa però. Sì. Ma questa roba che dovete mangiare voi, possiamo mangiarla anche noi o dobbiamo mangiare separati? No, assolutamente. No, beh, sul discorso dell'osteoporosi, diciamo, è fondamentale il pH del sangue. No? Noi non dobbiamo essere troppo verso l'acidità. Perché se siamo verso un pH acido, allora le ossa sono costrette a perdere carbonato di calcio per che poter tamponare. Che significa in termini concreti, come ci regoliamo? Significa che non dobbiamo mangiare troppi cibi acidi. Questo sarebbe, è fondamentale. Faccio un esempio. E purtroppo i latticini sono veramente molto acidi. Scusi, quindi questo non è una cosa che è riconosciuta dalla comunità scientifica. È una teoria acido-base, però non c'è... Questo non è sento di dirlo. Non si tratta di medicina naturale, si tratta di biochimica. No, mi dispiace, però diciamo, noi affrontiamo questo capitolo. Abbiamo un piatto, ci possiamo fare un'uscita. Cibi acidi, pH acido, il discorso di evitare cibi che sono eccessivamente acidi, tutto qua. Saponaro, ma io non sto facendo una teoria, sto dicendo che bisogna evitare di arrivare verso un pH troppo acido. E quindi quali sono i cibi molto acidi? L'aceto, anche l'alcol e anche i latticini.
Questo sì. È biochimica. Guardi, c'è uno studio dell'Harvard Medical School di Boston che dice che il latte intanto non è cancerogeno, non crea di questi problemi, anzi addirittura è protettivo in certi casi per la pressione, per il tumore del colon, e che uno o due porzioni al giorno sono assolutamente le benvenute. Allora io, siccome mi date l'Argo 2, mi rivolgo a Bonfranceschi e dico: noi spesso siamo disorientati perché ci viene detto che magari il latte, noi non abbiamo gli enzimi per digerirlo, poi passano 2 anni e ci viene detto che il latte è perfettamente digeribile. Come facciamo anche ad informarci? Come ci date una mano per capire esattamente? Perché a volte, insomma, facciamo confusione. Ecco, affidarsi, le regole di una buona comunicazione scientifica sono più o meno universali. Questa è materia vostra, col vostro sito. Esatto, diciamo, quindi non unicamente affidarsi all'esperto del momento, perché cioè, il consenso scientifico è un consenso maturato tramite pubblicazioni su riviste scientifiche importanti da una comunità scientifica, non dal singolo. Spesso, soprattutto in materia di alimentazioni, è facile cadere nelle logiche della moda, quando invece non dobbiamo dimenticare che anche l'alimentazione è basata sulla scienza, come ricordava giustamente Liana. Quindi qui non c'è moda. Una buona divulgazione, molta consapevolezza. Noi vi ringraziamo, abbiamo materiale non per una, per 10 puntate prossime, 20. Quindi grazie davvero ancora. Grazie, 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 grazie. Allora, c'è stato utile a riflettere, sì, andiamo in pubblicità, ma poi parleremo di JFK, di John Fitzgerald Kennedy, che è nato il 29 maggio del 1917, esattamente 100 anni fa. Che cosa ci ha lasciato questo formidabile personaggio? A tra poco, qui in studio. Fosse stato barbaramente ucciso il 22 novembre del 1963, oggi John Fitzgerald Kennedy avrebbe compiuto, pensate un po', 100 anni, perché è nato il 29 maggio del 1917. Eh sì, Massimiliano, è quella morte drammatica ripresa dalle telecamere, insomma è stato l'11 settembre del 1963, va detto, tutti ricordano dove si trovavano in quel momento, insomma ha consegnato con tutto lo shock, lo sconforto, la rabbia che ha suscitato Kennedy naturalmente alla memoria collettiva, e non solo lui, anche tanti altri personaggi, protagonisti del suo tempo, da Jacqueline al fratello Bob, anche lui assassinato molti anni dopo il figlio John. Insomma, parleremo di Kennedy, si è capito vagamente, no? Sì, vagamente. E lo faremo con i nostri ospiti, i colleghi Gramaglia dell'Arte, Giampiero Gramaglia e Giorgio dell'Arte. Grazie per essere con noi questo pomeriggio. Buonasera, grazie. Ben arrivati. Allora, Gramaglia, io parto da un'evidenza, insomma, quella dei Kennedy è una dinastia piuttosto segnata dal fato, perché si parte addirittura con Joseph. Sì, è una dinastia, soprattutto la generazione di John Kennedy e la generazione successiva è una generazione segnata dalla tragedia. Il fratello che doveva diventare presidente è morto, il fratello che diventa morto nella seconda guerra mondiale, morto in guerra, il fratello presidente assassinato, ultima vittima fin qui della maledizione di Tecumseh che ha accompagnato 6 presidenti degli Stati Uniti, il fratello che doveva arrivare alla Casa Bianca dopo John Robert, assassinato anche lui, il terzo fratello rimanente escluso, sopravvissuto, diciamo, escluso per un incidente tragico e la scarsa reattività o onestà dimostrata in quel tragico incidente a Chappaquiddick, quindi questa generazione è drammaticamente segnata, la sorella segnata lei dalla malattia, da Rosemary, da, no? Rosemary e da una tragica vicenda personale per scelta dei genitori. Ecco, questa ragazza che vediamo nel video wall, che fu destino lobotomizzata suo, per volere del sì, padre, una tragedia nella tragedia. Una tragedia nella tragedia che vista oggi ha dimensioni scarsamente comprensibili, che vista con le conoscenze mediche e culturali dell'epoca era purtroppo una scelta talora fatta, e del resto ci è voluto un film della portata di Qualcuno volò sul nido del cucciolo per mostrare al mondo l'assurdità di queste scelte. Ricorda poi un altro film bellissimo, Ragazze interrotte, che fu realizzato assai più tardi.
Allora, siamo dimenticati di Ted, però, se non sbaglio. Ted era il fratello che ebbe l'incidente a Ciappaquidi. Che per lì una però, segretaria morta. La segretaria morta. Allora, lui tornava da una festa nel sud della Florida, mi sembra, pare che fosse le Keys. Questo nome è complicatissimo. Ciappaquidi. E noi, Giorgio, non abbiamo mai saputo dire così. Non sarei mai capace di dirlo così velocemente. E, quindi ebbe un incidente, l'auto finì in acqua, era un torrente, un corso d'acqua, comunque finì in acqua. Lui cercò di soccorrere la ragazza che morì nell'incidente, ma poi al posto di chiedere aiuto andò a cercare prima di costruire una situazione credibile, perché quella situazione era per lui imbarazzante. Quello, missione di soccorso, fu squalificato per sempre della corsa elettorale. Però rimase in Senato 50 anni, praticamente rimase in Senato dall'inizio degli anni 70 ben avanzato nel XXI secolo, divenne nel corso di questa sua carriera un saggio, pur con una vicenda poi familiare a sua volta intricata, rapporti con la moglie turbati dall'alcolismo della moglie, figli non tutti venuti su nel migliore dei modi, però divenne un grande saggio del Senato americano e fu negli anni di Bush la voce della saggezza americana contrapposta talora alle scelte di Bush. C'è un riscatto, diciamo, qui. Allora, Gramaglia ci ha descritto, non so, il fato di questa famiglia, di non questa dinastia. Non ho quasi più niente da dire. C'è ancora parecchio da dire, perché qui questa sembra una tragedia greca fin qui, però poi, diciamo, di colpe questo meraviglioso clan, insomma, un po' c'è di errori ne ha commessi. Stiamo guardando, oggi sarebbe stato il suo compleanno, non sbaglio, il compleanno di Marilyn. E insomma, con Marilyn è primo giugno, giusto? Con Marilyn non si comportò proprio bene. Beh, lui aveva, diciamo, Kennedy, dal punto di vista delle inclinazioni verso le donne, era così uno sciupa femmine a cui veniva facile, perché poi oltretutto presidente degli Stati Uniti, c'era tutto lo staff che gli preparava. Così è facile per tutti, però, Ma insomma, lui era pure bello, questa epopea scritta da Ken Follett, molto facile, molto popolare, molto facile, che io apprezzo molto, anche se non è un grande scrittore, però cuce benissimo la storia. E lì, nell'ultimo volume, quello appunto dei nostri tempi, c'è Kennedy e c'è come lui seduce una delle donne, una delle protagoniste del libro. Ed è vero, lui ha uno staff che fa ricerche. Come faceva? Ma prima le invitava in piscina, c'era un ufficio stampa che la invitava, questa era una segretaria, viene invitata in piscina, nuota con altre ragazze, una specie di piccolo gineceo, poi arriva lui, quando arriva lui tutto brivido generale, lui dà un buffettino sulla guancia, una parola gentile a questa, una parola gentile a quell'altra. E poi, il gioco era fatto. Poi, tutto in canale del Presidente degli Stati Uniti, poi lui tra l'altro era anche un bel ragazzo, elegante, c'aveva un eloquente, c'aveva il logos che il politico deve sempre avere, Kennedy ce l'aveva sicuramente. Marilyn però ci ha creduto parecchio, tanto che circolava. Marilyn voleva diventare, no, ma Marilyn aveva questo, c'era questo problema con Marilyn. Marilyn ha puntato al bersaglio grosso, cioè ha coltivato per un certo, prima di essere mollata, diciamo, l'idea di diventare First Lady, cioè di sostituire Jacqueline. Ci ha creduto, quanto gliel'hanno fatto credere o quanto ci ha creduto per conto suo, questo non lo sa nessuno, ma sappiamo che ci ha creduto, tant'è vero che c'è una telefonata passata alla storia tra lei e Jacqueline, che lei a un certo punto la chiama e insomma viene trattata malissimo dalla Jackie. E lei puntava a questo, anche la famosa serata in cui del 29 maggio del 63, quando lei canta Happy Birthday to You, tutta avvolta in questo vestito, no? Che lui poi alla fine gli chiedono, lui dice posso anche smettere di fare il Presidente degli Stati Uniti dopo un augurio di compleanno di questo tipo. Quindi Marilyn c'è questo, Marilyn poi andava a letto pure con Bob. Poi Bob ha avuto una storia con Jacqueline, non so se sapete tutti sti giri. Jacqueline, appunto, Gramaglia, Jacqueline ha avuto insomma buona parte di responsabilità, nel senso che ha avuto un ruolo importante nel diffondere il mito del marito, insomma, non solo il personaggio ma anche lo statista. Beh,
Jacqueline ha avuto un ruolo importante perché era la prima dopo almeno due presidenti con first lady modeste o poco visibili, Eisenhower e prima di lui Truman. Mammy simpatica però. Sì, però sembrava già una nonna nel momento in cui è diventata. Col frangettone. Arrivata Jackie con quell'eleganza. Quindi elegante, capace di suscitare intorno a sé come Kennedy suscitava l'ammirazione femminile, lei suscitava una certa ammirazione maschile. Ed è stata anche una donna che nel momento più difficile, cioè il giorno dell'assassinio del marito, ha avuto una capacità di porsi in quel momento il soccorso al marito ancora sulla macchina, quel tentativo disperato di recuperare la materia cerebrale. Su questo ci sono due cose dopo. No, prego, scusami. Diciamo. Poi il fatto di assistere sull'aereo che riporta la salma del marito al giuramento, esatto. Lei la testimone del giuramento di Lyndon B. Johnson, e ancora l'insistenza per partecipare al funerale quando la sicurezza eccetera dicevano non venga lei i bambini al funerale, ma e l'immagine di John John al funerale del padre resta. Ma lei poi ha voluto subito dopo l'attentato, negli attimi successivi e fino al giuramento di Johnson sull'aereo, ha voluto mantenersi il vestito macchiato di sangue, dicendo vedano quello che gli hanno fatto. La sua presenza al giuramento di Johnson è importantissima. Johnson si è trovato improvvisamente presidente degli Stati Uniti. Quindi la regola è nello stesso istante in cui muore il presidente, il vicepresidente è presidente, da quel momento. Poi c'è la formalità di un giuramento. Johnson era mal visto in casa Kennedy, ne parlavano male. Lo avevano un po' sulle scatole, però era un politico di grande spessore in realtà. Tra l'altro in Texas, Kennedy ammazzato in Texas, che era lo stato di Johnson, quindi ha girato per tanti anni la voce che ci fosse Johnson pure dietro questo complotto. Ma insomma lui capisce che deve giurare, capisce di non avere una buona, che c'è un pericolo sulla sua persona nel momento in cui succede a un uomo come Kennedy. Chiede insistentemente che Jacqueline sia vicino a lui al momento del giuramento, lo chiede lui e lo chiede alla moglie del presidente assassinato, la quale capisce pure lei subito la congiuntura politica di estrema delicatezza che si determinava in quel momento. C'è uno Stato dietro da 300 milioni di abitanti, c'è un mondo intero dietro, la Russia, Khrushchev, l'Europa, un'ira di Dio, i missili, un'ira di Dio, e accetta Jacqueline subito di stare vicino al nuovo presidente per testimoniare la continuità di qualcosa che è superiore al destino delle singole persone, cioè l'istituzione, la Casa Bianca, il capo degli Stati Uniti. Mi viene in mente come noi abbiamo reagito a quando Berlusconi è stato sbeffeggiato dalla Merkel e da quell'altro, chi era? Sarkozy, senza avere il minimo dubbio che la cosa fosse possibile. Con qualunque presidente americano questo non sarebbe mai stato possibile. Se tu sbeffeggi un presidente americano fuori dagli Stati Uniti, tutti sono con il presidente, senza eccezioni. Mi ricordo una volta lo scrittore, quello che ha scritto Elroy, venne in Italia, gli cominciarono a fare le domande su Bush, c'era Bush in quel momento. E lui rispose, che è un oppositore di Bush, anche se forse più da destra che da sinistra, lui rispose, non parlo degli Stati Uniti fuori dagli Stati Uniti. Tipicamente americano questo beh, grandioso però, grandioso, sono un ammiratore sì. di questa linea, di questo atteggiamento. Sì. Andiamo da Simone per coinvolgere i nostri telespettatori, a te. Sì, diteci quali sono i vostri ricordi di John Kennedy, ricordate il giorno della sua morte, dove eravate e come avete saputo la notizia? Pensate che l'eredità di Kennedy sia stata raccolta da qualcuno e se sì, da chi? Svelatecelo all'822-8896 oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it, scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciate un tweet a @siamonoitv2000 e vi ricordo che potete anche seguirci da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Gramaglia, ma
Che politico, di che statura fu effettivamente il presidente Kennedy? Perché abbiamo un arco temporale piuttosto limitato, no? Poi lo si ricorda per l'apertura alle leggi razziali, che in realtà poi, insomma, il Civil Rights Act fu firmato da Lyndon Johnson nel 64. Perché, cioè, diciamo, la morte prematura e quella morte di sicuro l'hanno reso un mito. Beh, la morte l'ha consegnato più che alla storia, effettivamente al mito. Quel tipo di morte l'ha consegnato al mito. Nella storia era comunque entrato perché era il più giovane presidente eletto, non il più giovane presidente a entrare alla Casa Bianca, perché Teodoro Roosevelt entrò alla Casa Bianca qualche mese prima di lui, ma era stato eletto vicepresidente e arrivò alla Casa Bianca perché uccisero il presidente McKinley. Lui era il più giovane presidente eletto e il primo e tuttora unico presidente cattolico, quindi elementi per entrare nella storia li aveva. È stato, allora non si aveva la percezione, il primo presidente eletto grazie alla televisione, cioè utilizzando, sfruttando la televisione come strumento di propaganda politica e di diffusione politica. Vinse il primo duello televisivo col suo avversario, con Richard Nixon, e conquistò la Casa Bianca. In difficoltà, e c'era Nixon sudato, accanto, vestito di grigio, sul fondo grigio, insomma una serie di... però Kennedy si impose in quel momento. Dopodiché, nell'arco di 3 anni non poté fare molto. È vero che le leggi contro la segregazione furono implementate, tradotte in pratica da Johnson, ma Johnson le ereditò da Kennedy, era il percorso di Kennedy. E il riferimento che veniva fatto prima, giustamente, Johnson, un politico del Texas, del Sud, ebbe il coraggio politico di attuare quelle leggi che condannarono il suo partito alla minoranza in Texas da allora fino ad oggi, praticamente rovesciarono quelli che erano le forze politiche in Texas. Ha avuto dei momenti deboli Kennedy. Qualcuno dice: ti sei fatto costruire il muro di Berlino sotto il naso, perché siamo nel pieno della guerra fredda. Hai sbagliato la baia dei porci. Senz'altro, però questi momenti deboli sono stati entrambi riscattati, perché molti di noi ricordano, sono anch'io un berlinese detto al muro di Berlino da Kennedy. Di comunicazione. È una di quelle cose che fecero venire la pelle d'oca a me bambino, e credo che continuino a far venire la pelle d'oca nel ricordo. E se è vero che sbagliò la baia dei porci, con la fermezza nella crisi dei missili, proprio a Cuba, sfiorando anche l'incidente nucleare con i russi, cambiò però il percorso dei russi e creò un primo momento di freno all'espansionismo sovietico dell'epoca. Giorgio, io vorrei sentire te su questo, perché, come dire, è vero che è stato consegnato al mito anche soprattutto per l'omicidio. Non abbiamo ancora pronunciato la parola Vietnam. Ecco, io lì volevo arrivare proprio lì. Lui in qualche modo, però, al di là del Vietnam, di cui parleremo tra poco, in qualche modo alimentò, no, il sogno americano e un po' il sogno mondiale, che venne spezzato quel giorno di novembre. Ma dal punto di vista comunicativo Kennedy è immenso, secondo me. Cioè, noi abbiamo in questo periodo, dalla morte di Pio XII fino alla morte di Kennedy, in questo quadriennio, noi abbiamo due figure gigantesche, che sono il Papa Giovanni a Roma e questo presidente gigantesco dal punto di vista della comunicazione. Che cosa dice Kennedy al mondo dopo che alla Casa Bianca per 8 anni è stato un generale che ha avuto il grande merito di vincere la guerra, ma è un generale, quindi era grigia Memi, ma era grigia pure Eisenhower, non è che fosse questo seduttore di folle. E Nixon era il suo vicepresidente, non ultima ragione per la quale poi ha perso le elezioni per un pelo, però, Kennedy vinse proprio per pochissimo. Quindi arriva questo signore con la giacca a 2 bottoni, spigliato, giovanissimo, capace di fare discorsi come appunto questo di Berlino, dove lui si è preparato, il sindaco era Willy Brandt, gli ha spiegato come la doveva pronunciare per un quarto d'ora. Gli americani poi non hanno tanta dimestichezza, no, soprattutto questi di origine, io ho insegnato italiano agli americani, lo so, questi di origine irlandese sono un guaio quando con le lingue straniere. Gli ha insegnato a dire sono un berlinese, e lo deve aver detto male, perché molti in Germania capirono sono un bombolone della pronuncia. Berlino. Comunque è una frase che è rimasta nella memoria di tutti. Era certamente un grande seduttore di popoli,
E questo è incontestabile, è stato, non solo ha vinto con la televisione, ma ha vinto con la comunicazione, forse è stato il primo che ha veramente vinto con la comunicazione. Il Vietnam purtroppo non è una buona pagina per Kennedy, perché Kennedy ha diciamo moltiplicato la presenza americana nel sud-est asiatico e ha anche alimentato un certo terrorismo nell'America Latina, quindi in politica estera, a parte i missili, dove però ha dovuto pagare lo smontaggio di tutta una serie di missili in Italia e in Turchia lì, quindi non è, ha vinto dal punto di vista comunicativo perché li ha fermati e gli ha impedito di mettere i missili. Sul piano concreto Khrushchev ottenne, però era equo, ottenne, quello, eh. equo ma voglio dire equo. È un pareggio quello, nella realtà è un pareggio. Allora io sto guardando una foto, questo è il G7, stiamo guardando vari statisti, io qua vorrei fare un gioco Gramaglia, tra cui il successore di Kennedy, allora intanto diciamo, vorrei capire chi c'è, no, perché stavo riflettendo, c'è Kennedy e già sapete tutti i nomi, sapete tutti i nomi, Justin Trudeau, il canadese ecco, Trudeau, io il giovane che sta dietro Paolo Gentiloni e accanto alla Merkel. Lui è un Kennedy di oggi però, ed è il figlio di un altro celebre premier canadese dotato di una forte capacità comunicativa. Mi piace questo paragone. Io volevo sottolineare un'altra cosa, diciamo, sono un po' fissata con i libri, con la poesia, che diciamo, poesia. Kennedy si portò il giorno dell'insediamento un grande poeta che era Robert Lee Frost, gli fece pronunciare una poesia, anzi gli rubò pure un po' la scena, Obama fece altrettanto con un poeta, sono stati credo gli unici due presidenti che hanno voluto accanto al giorno dell'insediamento dei poeti, cosa io che penso mi piace si deve diffidare moltissimo, di un Richard presidente. Blanco. No, io penso io si no. deve diffidare. E viva la poesia, viva la libertà. Meglio però portarsi un contabile, senti, un presidente che si porta il contabile, lo guardo con interesse. Voglio fare il gioco alla rovescia, perché è divertente farlo alla rovescia. Trump e Kennedy, perché ci sono delle evidenze, delle opposizioni talmente... Andiamo allora, il presidente più giovane eletto, il presidente più anziano eletto più la prima vecchio, volta. Trump, è molto divertente saltare è il più vecchio entrare alla Casa Bianca. Il presidente forse con maggiore fascino, charme e eleganza personale insieme ad Obama e il presidente senz'altro più rozzo e grossolano della storia degli Stati Uniti. Il presidente eletto su un segnale di speranza collettiva, come è capito poi anche a Clinton e anche a Obama, è un presidente eletto sulla paura. Cioè abbiamo delle differenze abissali fra i due protagonisti. Sì. Però io voglio dire una cosa controcorrente. Aspettiamo a giudicare anche Trump, non solo. Ma intanto abbiamo parlato di differenze. Parigi, possiamo aspettare 5 ore. 5 ore. Esce da Parigi. Cioè è un presidente che per salvare le miniere di carbone non della è un bel West Virginia l'uscita da Parigi non è un bel precedente. Il pianeta al riscaldamento globale. Sono d'accordo, però anche Parigi non è st'accordo così sensazionale. Ho capito, ma prima è di che tutto ci si aderisce solo volontariamente. E poi sembrò all'epoca, era il 2015, straordinario perché a Copenaghen prima era andata male, eccetera, eccetera. E comunque l'insieme di tutti questi atti che sembrano anche io sono, diciamo, non mi piace che questo faccia l'inquinatore col carbone, muoiono 13.000 l'anno per il carbone, Alla fine col nucleare la più grande tragedia ha fatto 50 morti, se vogliamo proprio stare con i numeri. A me come precedente non piace Giorgio, non riesco a essere controcorrente. Secondo me i giornalisti, tu sei una giornalista, brava come lui, insomma, non devono avere simpatia, devono resistere, anzi quando sentono antipatia devono fare uno sforzo all'incontrario. Questo è antipatico, poi ci sono i fatti che parlano più forte delle parole, ma è presto, credimi, è presto. Ma oggi una signora mi ha fermato, venivo qua e mi ha detto, sapendo di TV 2000, senta un po', ma veramente mi ha detto così, ma Trump è uscito dicendo a Papa Francesco mi ricorderò le sue parole, ma quali parole si ricorderà? Non lo so. Comunque un effetto questo modo di comportarsi di Trump sull'Europa ce l'ha, ci ricompatta, sì. È un po' come ha fatto la Lega quando si è messa a dire che il paese si doveva dividere, improvvisamente ci siamo resi conto di essere un paese che aveva il problema, che siamo uniti. Dire che abbiamo materiale per una prossima puntata, assolutamente. Per il momento però dobbiamo chiudere perché adesso c'è lo spazio, cara Gabriella, grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi.
E oggi siamo arrivati, all'ultima tappa, come il Giro d'Italia, con una bella storia, perché a volte noi pensiamo che le cose quando non ci piacciono, non funzionano, non si possono cambiare, che servono chissà quali strumenti. Bene, vi racconteremo la storia di una ragazza che, una fine, sovraffine pasticcera, che con le sue torte sta veramente facendo grandi cose. Tra poco qui. Bentornati a Siamo Noi. Allora, devo confessarvelo, oggi io sono un po' triste e anche un po' emozionata, perché si conclude questo viaggio che è durato 2 anni all'ombra del nostro albero del bene comune, che ci ha fatto incontrare persone ordinariamente straordinarie, perché noi a volte pensiamo che il mondo non si possa cambiare, che le cose quando non funzionano o non ci piacciono possiamo cambiarle solo se abbiamo chissà quali mezzi, chissà quanto coraggio. In realtà serve spesso solo fare il primo passo, serve donare qualcosa di sé, un'idea, un progetto, un talento, e oggi scopriremo che basta anche un dolce, basta anche una torta speciale, che è quella con cui ci racconterà la sua storia Margherita Pacelli, che invito ad entrare. Margherita, ben arrivata. Venga qui, venga qui. Allora Margherita, la torta è davvero speciale perché intanto è una charlotte, giusto? Sì. Lei ha preparato già, ovviamente non ce ne sarebbe stato il tempo, il pan di Spagna. Pan di Spagna, sì. Come? Ci spieghi un po'. Il pan di Spagna è una preparazione semplicissima, ci sono le uova, sono 6 uova, 280 grammi di zucchero, 280 grammi di farina e una bustina di lievito. Ecco, pronto il pan di Spagna, bisogna pensare alla farcitura. Alla farcitura, e tanto in grafica stiamo vedendo esattamente gli ingredienti, perché insomma chi segue deve annotarseli. Certo. La farcitura ha un profumo che stenderebbe chiunque al tappeto, ce l'ho proprio sotto il naso Margherita. A sì, base facciamo una crema fredda con crema di nocciole e panna. E poi 100 andremo... ml di panna, sì, 150 grammi di crema di nocciole. E 50 grammi di granella di nocciole, che poi andremo ad aggiungere alla crema. Lei sta così bene vestita così ed è così a suo agio, ma anche perché io so che lei, insomma, questa passione per la cucina ce l'ha nei geni, perché sua mamma era una cuoca. Sì. Lei l'ha respirata nella cucina di un ristorante fin di famiglia? Piccola, sì, sì. Che tipo di ristorante, Margherita? Un ristorante, una trattoria normale. Che cucina? Cucina romana. Cucina romana. Però lei ha voluto marcare il suo percorso, distinguersi dal resto della famiglia, perché ha fatto un'altra scelta. È la passione, poi è subentrata nella pasticceria, esatto. Si è iscritta a due corsi. Sì, ho fatto due corsi del Gambero Rosso, per lo più di decorazione, quindi. Quindi si è specializzata in pasticceria e decorazione. Allora Margherita, a un certo punto, a proposito, lei va in chiesa, ha fede, frequenta la parrocchia? Frequento la parrocchia perché anche lì ho iniziato a fare dei corsi di pasticceria per i parrocchiani. Allora, frequenta per questo o frequentava la parrocchia e siccome era vicina alla parrocchia le hanno chiesto di dare una mano? Un po' tutto, hanno saputo della mia passione, delle mie velleità, e quindi mi hanno chiesto di fare corsi anche in parrocchia. Allora, intanto possiamo nominarla questa parrocchia? Sì, come no, è la parrocchia di San Gelasio I Papa a Re Bibbia. Allora, a Re Bibbia, intanto lei si mette a prepararci, sì, questa crema meravigliosa con la panna, con la crema di nocciola. Mentre la prepara, io approfitto per farle un po' di domande. Certo, ci faccia vedere. No. Allora, eccola lì, intanto già pronta per amalgamare molto bene tutto. Dunque, allora lei si è trovata a fare questa cosa, a insegnare alle signore. Alle signore, alle giovani mogli che volevano sapere un po' di più. Erano brave? Brave, devo dire, sì, sì. Chi si avvicina comunque ai corsi di pasticceria è sempre perché ha una predisposizione, certo. Io sono golosa, però non sono tanto brava nel resto, diciamo, nei dolci sì, il resto no. Allora, però a un certo punto lei viene contattata dalla cooperativa Eta Beta con una, sì, richiesta che l'ha spiazzata e un po' preoccupata. Sì, perché praticamente tramite Don Giuseppe, che è il nostro parroco, la cooperativa ha chiesto se potevo fare un corso di pasticceria ai migranti. Dove questo corso? Quali migranti? Chi erano i ragazzi a cui avrebbe dovuto insegnare? Praticamente è il centro accoglienza Teresa Gerini, che sta sulla Tiburtina, e quindi
Lei è ragazzi, rimasta un po' perplessa? Sì, sono rimasta perplessa perché non ho mai affrontato una classe del genere, insomma, ho avuto signore, anche uomini per carità, però insomma mai stranieri, mai persone che non parlassero la mia stessa lingua, dunque è stato anche abbastanza... Quanti erano allora? Questi ragazzi arrivavano da paesi diversi, da immagino. Paesi diversi, sì, e quello è stato insomma anche un po' la difficoltà perché Iran, Iraq, l'Africa, insomma, in genere. Dove? Le è stato chiesto di insegnare queste lezioni di cucina, dove si sì, sono all'inizio... tenute? Perché poi questo corso si è fatto, lei ha detto sì, perché ha detto sì? Non lo so, forse per mettermi alla prova, non so, è stata... ho detto sì subito. Ha detto sì subito, con un po' di apprensione, dove si è fatto, diceva all'inizio? All'inizio abbiamo fatto una prima lezione di prova nel centro accoglienza, però poi lì le attrezzature non ci sono, insomma non è... adatto, e quindi ci siamo spostati nella parrocchia dove abbiamo una cucina attrezzata. E li avete abbiamo cominciato? Fatto, abbiamo Quanti cominciato. Erano i ragazzi? Beh, 10-12 ragazzi all'inizio e poi insomma mano a mano che aumentavano perché tutti, un po' per la curiosità e un po' insomma per... Margherita, ma lei la prima lezione se la ricorda? Sì, sì. Me la ricordo benissimo. Le facce un po', diciamo, non spaurite, però anche dei ragazzi un po' perplesse, insomma, capivano poco. Poi però li ha conquistati lei? Sì. Ma con la lingua, visto che erano ragazzi che venivano da paesi diversi? Con la lingua è stato, diciamo che comunque c'è sempre l'intervento di un mediatore culturale che ci dà una mano con la lingua, insomma. Però ecco, con l'aiuto di una lavagna, io scrivevo gli ingredienti in italiano, loro piano piano insomma cercavano di copiare, molti ancora oggi scrivono gli ingredienti nella loro lingua, però tantissimi hanno imparato anche così. Quanto è durato il corso? Il corso per adesso abbiamo fatto 7-8 lezioni, ma a settembre io spero che insomma si riprenda. Senta, ma ci sono stati momenti di pasticcio, qualche cosa che vi ha fatto veramente ridere? Ma sì, un po' sì, perché magari ecco sbagliano la grammatura di un ingrediente e quindi l'impasto viene un po', comunque c'è sempre... Io ho letto che alcuni di questi ragazzi avevano anche delle grosse difficoltà psicologiche, sì. Relazionali, allora voglio chiederle che cosa l'ha resa più orgogliosa e più felice nell'insegnare a loro? Sì, beh, i ragazzi comunque quando stanno con me nessuno ha problemi di relazione, devo dire anche fra loro sono veramente, questa è la cosa che mi inorgoglisce insomma, aver creato un gruppo. Margherita si è innamorata di questo corso, infatti vuole che riprenda e che prosegua, che non si interrompe mai, io la lascio sì. Qui al suo lavoro, vado però a incontrare un'altra protagonista di questo progetto, di questa storia, perché dietro un progetto che funziona ci sono sempre tante forze diverse. Ben arrivata Livia Maurizi. Ben arrivata Livia. Allora Livia, che bello, tante giovani donne. Grazie. Allora, dell'invito. Giovane, mamma da poco, economista, un master allo sviluppo conseguito a Londra, da 2 anni e mezzo lavora con sì. Nonlus che si chiama Nove, con un progetto che si intitola Migranti Informazioni. Qual è, sinteticamente detto, l'obiettivo principale di questo progetto? Allora, l'obiettivo principale di Migranti Informazione è l'integrazione di ragazzi che sbarcano sulle nostre coste meridionali. Semplicemente. Un obiettivo specifico invece del progetto è quello di formare questi ragazzi. Il progetto prevede 2 componenti, una componente di formazione e una componente di inserimento lavorativo. Ecco, è un progetto che spazia, non c'è soltanto la pasticceria, ora torneremo alla pasticceria perché lei questo progetto l'ha seguito da vicino. Ci sono anche altri laboratori per dare a loro gli strumenti per insomma inserirsi, integrarsi, avere un futuro in mano. Sì. A dicembre abbiamo fatto un corso di formazione, di orientamento al lavoro che è stato offerto gentilmente dall'impresa Human Gest, che ringrazio pubblicamente per questa opportunità, e ora a giugno partirà un corso di informatica avanzata presso una scuola italiana, romana, che si è messa a disposizione del progetto, ed Enea anche, che è ente pubblico che ci supporta in questa scommessa, ecco. Ho letto bene che c'è un ragazzo argentino che ha fatto anche cose con la Falegna Maria? Sì, sì, si sì. Si è messo sì. A disposizione? Sì, sì, abbiamo fatto vari incontri e diciamo vari incontri, eventi, e lui prima faceva queste opere
E ha insegnato anche ai ragazzi chiaramente anche l'arte questo. Della falegnameria. Ecco, Livia, lei però ha seguito molto da vicino il progetto della pasticceria. Sì. E immagino sia stata colpita da quanto questi ragazzi con delle difficoltà anche psicologiche, spesso anche legate proprio all'alimentazione, sono riusciti non solo ad imparare, ma a cosa sono riusciti a diventare. Questo l'ha colpita molto anche. Sì, diciamo che io non sono stata a quasi tutte le lezioni e la prima lezione, come diceva Margherita, i ragazzi erano veramente spauriti, perplessi. Sono poi stata all'ultima lezione, che è stata lunedì, quindi si è conclusa da poco, e veramente si vedono questi ragazzi completamente cambiati, completamente diversi, semplicemente nuove persone. All'inizio non si parlavano, ora si iniziano a salutare, si scambiano sorrisi, si danno suggerimenti su come svolgere il dolce, la ricetta, quindi molto, molto rincuorante, ecco. Allora, la Onlus per cui lei lavora sì. non opera soltanto in Italia, no. opera nei cosiddetti paesi così difficili da sembrare impossibili. Penso all'Afghanistan, che ha appena conosciuto due terribili nuovi attentati, insomma, penso all'Etiopia, che vive una grande siccità, alla Siria. In Afghanistan vorrei che lei mi nominasse un progetto che mi ha colpito molto, perché quello è un paese dove le vie di comunicazione sono difficili, dove le donne sono ancora tuttora vivono relegate in ambienti familiari molto ristretti. Un progetto che mirava a dare la patente alle donne. Perché io leggevo nel 2011 su 6.000 patenti, 8 sole in mano alle donne. Sì, diciamo che abbiamo fatto un po' il raffronto, pensate al comune di Castel Gandolfo, solo 7 donne guidano, ecco, quindi questo è un po' un dato abbastanza drammatico, chiaramente è migliorato, ma comunque anche oggi le donne non guidano. Il progetto è un progetto di offre, abbiamo aperto un corso di formazione a ottobre del 2014 che offre vari corsi di formazione, un grande centro per sole donne, ogni anno formiamo circa 600 donne e uno di questi corsi è il corso di scuola guida, un corso molto innovativo, per noi potrebbe sembrare un banale, ma per l'Afghanistan è molto, molto innovativo e a seguire a questo corso appunto di scuola guida si aprirà una start-up di taxi al femminile, la prima start-up in Afghanistan. Taxi con tutte donne, in un paese dove non è facile, ecco, diciamo, dove, insomma, è importante, le difficoltà anche nella comunità sono ancora... Sì, è importante questo progetto perché affronta un problema importante in Afghanistan, che è appunto quello della mobilità delle donne. Le donne non possono guidare per la legge, ma quelle pochissime che lo fanno si scontrano comunque con una... Vengono scoraggiate tantissimo. Sì. Mi seguo, andiamo dietro il tavolo perché... Siamo arrivati decisamente a buon punto. Cioè, prima si guarnisce, Margherita, con la panna senza aggiungere, cioè lei si farcisce con la crema di la crema fredda che abbiamo fatto con la crema di nocciole e adesso andiamo a guarnire. Quindi lo strato interno è crema di nocciole, sopra mettiamo soltanto la panna? Soltanto la panna e le nocciole caramellate. Allora, la guarnizione è importantissima. Come si fa una buona guarnizione? Serve una gran pazienza, una certa manualità, immagino. No, serve solo un po' di manualità, quella sì. Però, insomma, pazienza, no. Ah, l'abbiamo detto, ripetiamolo, 500 ml di panna da montare, nocciole caramellate per la guarnizione, squisite perché le ho assaggiate un po' di nascosto, ma poi anche la granola di nocciole. Allora, lei prima ci ha detto che il progetto di cucina insegnare a fare torte dolci a questi ragazzi migranti sta dando a loro degli strumenti per il futuro. Sì. So che lei ha un progetto molto grande, rendere il centro d'accoglienza totalmente autonomo per quel che riguarda la cucina, organizzare, bella l'espressione, delle brigate di cucina. Sì. Formate da questi ragazzi. Allora, il termine brigata di cucina si usa proprio in cucina, perché la brigata sono tutti i ragazzi che lavorano nella cucina, dal lavapiatti allo chef, compongono la brigata. Quindi formare una brigata vuol dire formare un gruppo di ragazzi che lavora insieme, affiatati, e, insomma, che serve i propri compagni di avventura. Perché per il momento c'è accoglienza, un catering, ce la faranno, perché per come la vedo qui sono sicura che ce la farà. C'è un'altra donna che voglio farvi conoscere, che è stata davvero importante perché questo progetto potesse nascere, realizzarsi. Si chiama Nadia Gonella, lei è collegata con noi via Skype, ben arrivata, è la responsabile dello SPRAR Gerini, benvenuta. Allora, intanto Nadia, questa parola SPRAR la sentiamo sempre, la televisione, la radio, ce la spieghi semplicemente, così sinteticamente, ma di che stiamo parlando? Lo SPRAR è un centro accoglienza di secondo livello, chiamiamolo, dove i ragazzi, gli ospiti vengono accolti in
quando hanno già fatto un percorso di riconoscimento, oppure che hanno delle fragilità e che quindi non possono rimanere all'interno dei centri accoglienza di primo livello. E gli SPRAR fanno parte di un sistema nazionale con la, che fa parte, che dipendono proprio, sono legati alla rete dei comuni italiani, quindi all'ANCI, e quindi i comuni danno disponibilità a gestire, a seguire degli SPRAR nel proprio territorio con delle gare di appalto. Poi è stata finalmente chiarissima, abbiamo spiegato bene come sono e insomma come sono anche organizzati. Vorrei chiederle, secondo lei, abbiamo fin qui parlato del progetto di pasticceria, qual è l'obiettivo più importante, soprattutto guardando ai ragazzi con delle difficoltà, che è stato centrato? Noi, il nostro obiettivo era soprattutto rafforzare quei ragazzi più fragili che non hanno la forza di uscire dal centro, perché l'obiettivo degli SPRAR e del sistema accoglienza è fare integrazione, e quindi quei ragazzi che hanno delle fragilità psicologiche o sanitarie o altri tipi di fragilità che non ce la fanno ad uscire, noi dobbiamo rafforzarli, dargli degli strumenti per poi poter avviare il percorso di integrazione con delle attività esterne al centro. Quindi grazie al progetto di pasticceria, grazie a Margherita e a Don Giuseppe in particolare, ecco, che ci ha parrocchia, la parrocchia, perché è vero che la parrocchia intanto prosegue questa grande collaborazione, che la cucina resta aperta e dunque nulla si interrompe? Adesso la cucina, finalmente siamo riusciti a spostare il laboratorio anche all'interno del centro, per cui con dei fondi che ci hanno donato Nove Onlus, dei privati e della cooperativa stessa, abbiamo allestito un piccolo laboratorio all'interno della nostra sala cucina, soprattutto perché vedevamo la necessità dell'autonomia, che è un'altra parola molto importante per questo noi. Questo è davvero importante, io la ringrazio, so che i ragazzi il 26 maggio hanno realizzato dei buonissimi, hanno cucinato tozzetti. E, allora adesso io, Margherita, vorrei chiederle che cosa ha imparato di nuovo, che è diventata una cuoca migliore stando con loro? Sì, sicuramente sì. Io ho insegnato qualcosa a loro, ma loro hanno insegnato molto a me. Allora adesso vi mettete lì, io vi scatto la foto perché l'avete meritata. Eccoci qua, mentre la foto si sviluppa, tornate qua perché a Livia voglio chiedere una cosa sola, perché lei si è laureata, il master a Londra, sta girando mezzo mondo, lavora con progetti per i migranti, chi glielo fa fare? Una grande passione e una grande curiosità. Cosa dice a sua figlia di questo? Mio figlio, dico, abbi fede nell'umanità, nelle altre persone. Abbi fede nell'umanità. Sì. E intanto abbiamo avuto fiducia nelle capacità di Margherita Pacelli, perché questa torta è bellissima, ci stiamo mettendo la granella, io so che in redazione sperano di vederla arrivare, non so se così glielo è storta, però io la ringrazio davvero. Allora, veramente quello che fate è meritorio, veramente si tratta di bene comune, perché stiamo offrendo a questi ragazzi gli strumenti per veramente entrare a pieno titolo nella nostra società, e quindi io appendo la foto all'albero, ve lo siete meritato. Allora, se la regia mi segue, allora intanto io vi ringrazio, Livia Maurizi e Margherita Pacelli. Se mi segue, vorrei andare di fronte al nostro albero. E vorrei essere lì perché, come vi dicevo, oggi si chiude, vieni, il nostro viaggio all'ombra dell'albero del bene comune. È un viaggio che ci ha fatto, è stato un grande privilegio per me e per noi, ci ha fatto conoscere in questi due anni persone meravigliose, persone che non si aspettano che gli altri facciano le cose giuste al posto loro, ma che si rimboccano le maniche e cominciano, si danno da fare per rendere questo paese quello che vorrebbero, un paese migliore. E la notizia è che loro sono già un pezzo di questo paese migliore, loro tra l'altro sono tanti, allora vogliamo dedicargli un omaggio, un breve filmato che parte dal momento in cui il nostro Alessandro Sortinio, ideatore di Siamo Noi e di questa rubrica, ci ha chiesto, ci ha convinto a piantare nello studio un albero e a restare qui a guardarlo fiorire.
fiorito in questi due anni il nostro albero. Davvero molto molto bello. Allora, noi ci vediamo domani. Domani parleremo degli eroi che salvano diverse vite umane. Parleremo di questo, ma poi torneremo lunedì. Nuovo orario, 13.50, nuova struttura, insomma, nuovo per formato, il mese tante di sorprese. 13.50, anticipiamo l'appuntamento. Noi ci saremo. Ora però io devo ricordare una persona che ha fatto un tratto di strada lungo qui con noi, che conosciamo da oltre, da quasi 20 anni. Purtroppo questa persona, pur se molto molto giovane, ci ha lasciato prematuramente. E allora io vorrei che tutti ricordassimo con un applauso Ruggero Pensa. Un ricordo doveroso. Grazie. Non dimenticheremo mai il suo sorriso. Ciao. Grazie davvero. Grazie. A domani. Linea al diario di Papa Francesco.